delitto di cui ci occupiamo stasera è stato commesso a Parma nella notte tra l'8 e il 9 febbraio 1986, 2 anni e mezzo fa. Quella fu una notte fredda, molto rigida, una delle ultime notti di carnevali fredda come quelle che stiamo vivendo in questi giorni. Durante la notte cadde un po' di neve, circostanza che, come vedremo, ha la sua importanza nel corso della nostra storia. L'ora del delitto non possiamo circoscriverla al di là di una certa approssimazione, diciamo più o meno tra le 2 e le 8 del mattino. E anche questo, come vedremo tra poco, ha un peso nella storia che stiamo per raccontare. Parma, la città granducale di Maria Luigia e di Stendhal, la città dove anche recentemente si è svolto un importante convegno prustiano, la città dove sono nati molti giornalisti, scrittori, uno dei nostri più importanti poeti contemporanei, uno dei nostri più importanti registi di cinema contemporanei, e anche la città alla quale il Corriere della Sera, non più tardi di pochi giorni fa, ha potuto dedicare un titolo come questo. Parma, danaro, donne, delitti, un titolo melodrammatico, un titolo quasi da romanzo d'appendice, eppure è proprio di questa Parma delle 3D che noi stasera ci dobbiamo occupare, perché anche questa è una parte della realtà che riguarda questa città così nobile. La vittima di questo delitto è Carlo Mazza, un medio imprenditore di 50 anni molto ben portati, sposato, separato, un figlio adolescente, molte donne. In studio con me, con noi, c'è Ulderico Piernoli. Buonasera Piernoli. Buonasera, inviato buongiorno. Speciale del quotidiano Il Tempo di Roma, che si è occupato al tempo dei fatti, ha seguito le indagini e che ci ha aiutato a raccogliere le testimonianze dei protagonisti e a istruire, per così dire, la nostra storia. Piernoli, questo delitto fece rumore quando avvenne? Direi di sì. Perché? Perché a tutti i crismi di un delitto come si seguivano negli anni 50, c'è un bell'uomo, c'è una polizza da 1 miliardo, il caso Martirano fu seguito per mesi, per anni, ancora oggi se ne discute, e soprattutto c'è una cosiddetta coppia diabolica forse, e soprattutto a distanza di 2 anni, 2 anni e mezzo oramai, non si sa chi veramente ha ucciso e perché Carlo Mazza. Grazie Piernoli. Noi con questa testimonianza di Piernoli ci avviamo a entrare nel cuore di questa storia. Avverto che, se ce ne fosse bisogno, che con questo programma di stasera comincia la terza serie di Telefono Giallo, che nel corso delle 2 edizioni precedenti ha probabilmente acquisito qualche piccolo merito, non soltanto spettacolare e narrativo di ricostruzione, ma anche, con una parola forse un po' impegnativa, civile, nel senso che in qualche caso abbiamo dato un piccolo contributo ad attirare l'attenzione di chi doveva sui casi che abbiamo ricostruito. Questo è un programma che viene trasmesso in diretta, cioè noi parliamo nel momento in cui voi ci ascoltate, sono le 9:20, dagli studi di Rai 3 in Roma. Siamo collegati con voi attraverso il centralino che vedete qui alla mia sinistra. Centralino che risponde che è già al lavoro, perché il numero al quale rispondiamo è stato pubblicato dai giornali e che comunque vi ricordo è l'8262 con il noto prefisso di Roma, per chi se lo fosse dimenticato, che è 06 per chi chiama da fuori Roma. Il primo filmato che ora vedremo e che ci introduce alla storia è composto di 2 parti. La prima parte è un filmato di repertorio, voi vedrete delle immagini in bianco e nero che vennero girate il giorno dei funerali di Carlo Mazza. C'è una chiesa, una bara della folla, in mezzo a quella folla un uomo che piange. Quell'uomo si chiama Gianni Ceccherini ed è l'uomo che nella seconda parte di questo filmato, che invece è un filmato girato da noi, ci racconta quali furono le ultime ore e come Carlo Mazza visse i suoi ultimi movimenti prima della sua tragica fine. Vediamolo insieme. Adriana.
sabato mattina alle 10 mi telefonò Carlo e mi disse: Gianni, cosa fai stasera? E gli dissi: nulla. Usciamo che andiamo a passare una sera diversa da tante altre della partita, le solite partite. E alle 10 mi sono trovato al Bar Obelisco. Quando sono stato al Bar Obelisco abbiamo preso il caffè e poi siamo andati a Formigine. A Formigine, che è un locale che si chiama il Picchio Rosso, che io ci sono stato una volta solo con Carlo e sarebbe stata la seconda volta. E lì abbiamo preso... lui ha preso una Barbaro Zucca, io ho preso una Coca-Cola e c'era lì una signora che le ha offerto qualcosa di digestivo. Lei ha preso una vodka al limone. Poi siamo andati alla Fontanina a Bologna, perché mi diceva che c'era una persona che faceva l'ipnotizzatore e che ipnotizzava la gente, insomma, e diceva che ha visto una volta a fare Bartoli e Coppi a due persone, due uomini, e visto l'orario, che era un po' presto, erano le 12:30, ha detto: Carlo, andiamo a fare una puntatina a Nuvola Nera, che io non so neanche che cosa fosse. Ed era un night, e di lì siamo stati dentro un'oretta circa. All'1:15 siamo partiti, abbiamo visto due o tre striptease, siamo venuti via, era le 1:10, 1:15, siamo partiti da Bologna e siamo venuti a Parma, che dove mi ha accompagnato a prendere la mia macchina, che poi ci saremmo rivisti al giorno dopo per andare fuori a cena alla domenica sera. Ma io Carlo da quel momento non l'ho più visto. Questo dunque il racconto di Gianni Ceccherini. La zona in cui il delitto viene commesso è rappresentata in questo frammento della città di Parma. È una zona residenziale tranquilla. Qui in via Turchi abita la madre di Carlo Mazza, dove Carlo andava qualche volta a dormire. I due amici, nel racconto che abbiamo appena ascoltato, si lasciano qui in via Don Bosco, dove Ceccherini ha parcheggiato la sua automobile. Carlo Mazza si avvia a piedi, Ceccherini stenta un po' a mettere in moto perché fa molto freddo e la macchina gira male all'inizio, dopodiché si avvia nella stessa direzione e qui avviene un incontro fugace, rapido, non significativo ai fini delle indagini, che tuttavia abbiamo ricostruito perché ha un particolare importante. Vediamo insieme il filmato. Nell'auto accanto al cadavere di Carlo Mazza. È un bossolo di pistola 6,35. Metto una matita vicino perché vi possiate rendere conto che si tratta di una cosa minima, che sembra quasi un giocattolo. I due bossoli vennero trovati, uno sul cruscotto, come abbiamo visto, e uno più tardi accanto al tallone, al tacco della scarpa, al tallone sinistro del morto. Particolare, macabro e tragico, l'autore involontario del ritrovamento del cadavere di Carlo Mazza fu suo figlio, che andò lui, nella scena che abbiamo visto nel filmato, a levare la neve dal parabrezza e scoprì con orrore che dentro c'era suo padre morto. Figlio di Carlo Mazza si chiama Michele, aveva allora 14 anni. La particolare inquietante quanto quelli che abbiamo fin qui citato, è che lì per lì nessuno si accorse che Carlo Mazza era stato assassinato. Io ho qui la copia, fotocopia, quindi la copia come fosse quella autentica, del primo referto che venne fatto dal medico chiamato a constatare, ad accertare la morte di Carlo Mazza, nella quale è scritto: in data odierna ho riscontrato il decesso di Mazza Carlo, 50 anni, rinvenuto cadavere all'interno della sua autovettura. Il cadavere presenta sangue coagulato al naso e alla bocca,
chiazze, una parola che non riesco a capire, poi la decifreremo con l'aiuto dell'ospite ipostati. Che mi ha raggiunto, ipostati, che mi suggerisce il professor, buonasera. Carlo Baroni, ordinario di anatomia patologica all'Università di Roma, che abbiamo chiamato appunto a commentare questo certificato di morte, sul quale, coprendo la firma di chi lo ha redatto a suo tempo, faccio notare che ci sono due righe qui, come fossero state aggiunte all'ultimo momento dopo che il foglio era stato firmato e timbrato. In quelle due righe c'è scritto: non sono presenti segni di ferite o colpi di arma da fuoco. Professor Baroni, mi dica. Io non voglio dirle chi è l'autore, questo suo collega, lei ordinario di anatomia patologica, che ha redatto questo certificato di morte. Le voglio soltanto chiedere, è normale, è possibile che un certificato di morte di un uomo ucciso con due colpi alla testa sia così? Ma io vorrei introdurre un tema, vale a dire il medico che si trova di fronte, se lei è d'accordo, il medico che si trova di fronte ad un caso di morte improvvisa di un individuo che decede da solo senza testimoni. Ed un medico, che può essere il medico necroscopo del comune o qualsiasi altro sanitario, viene invitato e chiamato a constatare e a certificare la morte. Direi che se il medico è a conoscenza dei precedenti del... Come la chiamate voi, l'anamnesi? L'anamnesi, cioè sì. Al corrente dell'anamnesi del deceduto, e sa per esempio che questo era un coronaropatico, soffriva di malattie cardiache o di altri fatti morbosi, può ascrivere verosimilmente la morte, attribuire la morte ad un fatto ascrivibile a sua volta alla patologia del quale il paziente ora deceduto era affetto. E in un caso come questo? In un caso come questo io presumo che il medico non fosse assolutamente a conoscenza di niente e quindi suo dovere doveva essere innanzitutto, data l'ora, io ho seguito il filmato, date le circostanze, notte, la solitudine, eccetera, eccetera, dovesse innanzitutto procedere ad un accurato esame della salma, dal momento che su questo certificato, io l'ho sentita leggere, è scritto che presentava, per esempio, abbondante sanguinamento dalla bocca e dal naso. Quindi questo... era suo dovere appurare perché, il perché di questo fatto. Ma a parte i colpi d'arma da fuoco, da che cosa può dipendere il fatto che uno perda sangue dopo morto? Da un fatto traumatico, per esempio. Ah, ecco. Uno sfondamento della base cranica. Ecco. Io non sono un medico legale, premetto, sì, certo, io non sono un medico legale. È un anatomopatologo, insomma. Uno sfondamento della base cranica, anche accidentale, una caduta, certo. Un fatto del genere può provocare ovviamente perdita di sangue dalle vie... dalle alte vie respiratorie oppure dalle vie orali. Lei, questo medico di cui non sappiamo il nome, non gli farebbe non gli farebbe passare l'esame? No, assolutamente. Non gli farebbe passare l'esame. Se questo dottore di cui non diciamo il nome fosse in ascolto mentre noi trasmettiamo e avesse invece, al contrario di quanto noi presumiamo dalle carte, una buona ragione per chiamarci e correggere le nostre valutazioni, lo può fare chiamando, come ho detto poc'anzi, l'8262 con il prefisso di Roma 06. Io vorrei adesso chiamare in studio, professore, lei resti pure qui, il collega Ferraguti, che è un cronista della Gazzetta di Parma, il maggior giornale locale, forse anche l'unico. Buonasera, Ferraguti. È anche l'unico? No, ce ne sono altri. Ce ne sono altri. E Ferraguti ha seguito anche lui, da cronista, le indagini da quando il fatto accadde. Questo ritardo di cui parlavamo col professor Baroni poc'anzi nello stabilire le cause della morte ostacolò anche l'avvio delle indagini, secondo lei? Forse l'avvio delle indagini sì, ma la notizia era arrivata in redazione come una normalissima notizia di cronaca, cioè una morte per infarto. Come fu la prima notizia? È un titolo a 6 colonne. Mi perdoni, sì. Morte per infarto? Arresto cardiaco infarto. Una cosa è diversa. Sì, sono un po' diverse. Ecco. E il giornale l'ha trattato con abbastanza rilievo per due motivi. Uno, Carlo Mazza era una persona abbastanza nota in città, era titolare di un'azienda, o era stato titolare di un'azienda. In più era stato trovato morto in macchina dal figlio, quindi era una notizia abbastanza interessante dal punto di vista giornalistico. Quindi venne trattata con un certo risalto, senza ancora sapere quello che poi sarebbe successo il giorno dopo. Ho capito.
quando si corresse questa prima impressione, questa prima diagnosi così sbagliata? Beh, quando venne corressa? Stessa, subito il mattino dopo circolavano notizie che la morte di Mazza era dovuta non più ad infarto, arresto cardiaco, ma bensì ad assassinio. Ah, già dal mattino dopo? Dal mattino dopo. E quindi a questo punto comunque la Gazzetta uscì con un titolo sbagliato lì per lì. La prima giornata. Per forza, perché si trattava di una morte naturale. Com'era il titolo? Non lo ricordo esattamente. O credo l'industriale Carlo Mazza trovato morto dal figlio, qualcosa del genere. Ho capito. Tant'è che il figlio non lo trovò morto, chiamò la nonna dicendo che il papà dormiva in macchina. Molto bene. Grazie Ferraguti. Anzi. Per il momento fermiamoci qua. Io voglio andare a quell'altro tavolo dove mi aspetta un legale, esattamente l'avvocato Ugolini. Buonasera, avvocato. Senta avvocato, io a lei ha sentito di che cosa abbiamo parlato con il professor Baroni e con il collega Ferraguti. La sua impressione di legale è che questo ritardo pregiudicò l'esito dell'inchiesta di polizia e dunque anche il successivo decorso del processo, di cui peraltro parleremo dopo? Non vi è dubbio. Questo ritardo è stato un ritardo colpevole ai fini della successiva istruttoria. Anzitutto perché il primo rapporto della polizia scientifica fa un preciso riferimento proprio a quel certificato e dice che, stante quella premessa, stante le risultanze di quel referto medico, anche i bossoli che vennero trovati, uno tra i piedi della povera vittima, sì, l'abbiamo visto cioè nel filmato, sul tappettino, sì, l'altro sul cruscotto, erano da ascriversi alla nota passione del Carlo Mazza per il tirassegno, il che, se non fossimo in un tema così tragico, avrebbe del ridicolo. Ma non solo, senz'altro ha condizionato tutta l'indagine, perché siccome successivamente in sede autoptica è stato accertato che quei colpi furono quantomeno sparati da distanza ravvicinata, se non addirittura con contatto diretto dell'arma a bruciapelo, come si dice, a bruciapelo col capo della vittima, evidentemente l'assassino era stato su quell'autovettura. Ho capito. E su quell'autovettura non sono state prese impronte digitali, non sono state fatte tutte quelle indagini dattiloscopiche che già rientrano nella pratica criminologica fin dall'Ottocento. E che si vedono anche in tutti gli sceneggiati televisivi. Grazie avvocato, torneremo sull'argomento con lei tra poco. Io vorrei adesso presentare un documento che ha un valore relativo e tuttavia, nella assoluta mancanza di indicazioni nelle quali lì per lì si brancolò, è il caso di usare questo brutto verbo, un qualche peso lo ebbe e potrebbe averlo anche oggi. Non si tratta di un identikit, quello che vi stiamo per far vedere, si tratta di una piccola ricostruzione grafica fatta al computer che pregherei di mandare in onda, sulla quale si ricostruiscono tre sagome. La prima sagoma è quella di un uomo di altezza, l'altezza che vedete precisata lì sotto, di una certa corporatura con la testa tondeggiante e grande, la seconda sagoma è di un uomo appena meno basso, meno alto, e infine la terza sagoma è quella di un uomo decisamente meno alto. Queste tre sagome, così nella loro schematicità, sono quelle di ombre, poco più che ombre, intraviste in quella notte tra l'8 e il 9 febbraio dell'86 nelle vicinanze del luogo dove il delitto è stato commesso. Io devo dire una cosa, nelle precedenti edizioni e nelle passate puntate di questo programma Telefono Giallo, molte persone ci hanno chiesto, molti spettatori ci hanno chiesto sia al telefono sia per iscritto, di poter disporre in anticipo di qualche dato in più sui casi che trattiamo, proprio al fine di venire eventualmente incontro a quello che è uno degli scopi, forse il principale di questo programma, che è quello di vedere se è possibile portare un contributo nuovo e maggiore a un'indagine. Noi abbiamo fatto un accordo con un settimanale Epoca, pubblicato da Mondadori, che ogni settimana pubblica un articolo
nel quale è ricostruito lo stato della cronaca, lo stato dei fatti fino al momento accertati, fino al momento in cui andiamo in onda. Epoca, come molti settimanali, come l'Espresso, come Panorama, esce il lunedì di ogni settimana. Voi su Epoca del lunedì troverete spiegato, raccontato il precedente cronistico del caso che noi tratteremo il venerdì successivo. Per quello che riguarda questo embrione, ombra di Identikit che noi abbiamo messo in onda soltanto come ausilio eventuale alla memoria di qualcuno, io vi ricordo che siamo collegati in diretta con voi con un centralino che risponde al numero di Roma 06 8262. Grazie avvocato Ugolini, io mi sposto perché a questo punto della nostra storia noi dobbiamo vedere un po' meglio, abbiamo accennato all'inizio di questo programma chi era Carlo Mazza, dobbiamo conoscerlo un po' meglio, perché la conoscenza con il nostro sfortunato, povero protagonista è indispensabile ai fini di quello che stiamo per dire. Dunque, nel filmato che adesso vi proponiamo, vediamo per prima cosa delle fotografie fatte da Carlo Mazza medesimo, che era un uomo di 50 anni ma che teneva molto al suo fisico, si allenava continuamente in palestra, era un uomo a suo agio, di muscolatura talmente rilevata che anzi era diventato una sua innocente vanità quella di tendere i muscoli del braccio se qualcuno lo toccasse in quel punto. Su Carlo Mazza abbiamo chiesto a Parma giudizio di quelli che lo hanno conosciuto, ecco le loro risposte. Senta, com'era Mazza? Mazza era un uomo, diciamo, taciturno, brillante nel se stesso, un uomo a cui piaceva molto, aveva due hobby, le macchine e le belle donne. Era una persona molto elegante, classica, si vestiva molto classico e lo stesso anche nella conciatura e nel taglio dei capelli, cosa che era molto, molto, ci teneva molto. Difatti era il nostro miglior cliente, l'uomo che veniva qua in media 3, 4 o 5 volte alla settimana. Tutte le settimane esigeva il taglio dei capelli, tutte le settimane. Proprio perché rispettava classicamente la sua persona. Sì, lui parlava, faceva dei paragoni sulle automobili, che diceva che la Ferrari e la Porsche si potrebbero paragonare a due tipi di donne diverse, cioè che la Ferrari è la bella donna da portare in piazza, a far vedere, mentre invece il Porsche era la macchina che si godeva da usare, come la donna da portare a letto praticamente. È difficile parlare di Carlo, difficilissimo, perché per me non ce n'era nemmeno uno. Ma è vero che aveva molti debiti? Lo dicono, io non ci credo. E le donne? Molte. Sempre piaciute. Sì. Molte. Sì. E belle. Brutte no, sempre belle. E giovani. E giovani. Era bello lui, era logico che dovesse avere delle belle ragazze. E gli piacevano le belle macchine? Sì, donne e motore, gioia e dolore. Aveva una Rolls Royce, una volta aveva una Porsche, poi ha avuto un Maserati e poi ha avuto un Ferrari, poi faceva qualche periodo che non veniva, poi tornava, mi diceva: Alba, mi raccomando, pulisci la bene, eh? non si preoccupi che vedrà che la macchina come sempre sarà perfetta. Guardi, aveva proprio sta mania delle macchine che secondo me le piacevano più le macchine delle donne. Ma chi lo sa, chi sarà stato, chi non sarà stato. Alla fine dei conti, un poveretto si è trovato di lungo disteso e più non si è saputo niente. Io di Carlo posso parlare altro che bene, come amico e come cugino, e anche come datore di lavoro. Come amico era una persona molto, molto generosa. Come datore di lavoro era eccezionale, come quasi sempre è stato con noi. E come uomo vorrei dire una cosa, che i giornali ne hanno fatto una persona, un grande playboy, ma secondo me era una persona molto timida e si nascondeva sotto questa sua durezza. Sì, è vero che le piacevano le belle cose, le macchine,
però aveva anche una sensibilità e amava molto la sua famiglia, suo figlio, in particolare Michele, era tutto per lui. A parte questa ultima testimonianza affettuosa, partecipe della cugina di Carlo Mazza, nelle altre avrete notato quella cinica bonarietà di provincia con la quale viene descritto il doppio amore di quest'uomo, che sicuramente era uno al quale piaceva godersi la vita, come si dice in maniera triviale, e senza troppi pensieri di altro tipo per la testa che non fossero le donne e le macchine. In questo quadro un po' da commedia francese, la morte tragica certo è un elemento estraneo che si inserisce, perché una vicenda come questa non doveva, secondo i canoni teorici di un possibile genere letterario di riferimento, non doveva finire in questo modo. Le macchine e le donne. Di queste donne, soprattutto una, è la protagonista di questa storia e bisogna che ne parliamo, perché comunque finisca l'inchiesta seguita alla morte di Carlo Mazza, di lei dobbiamo parlare. Il suo nome è Katarina Miroslava, è cittadina tedesca di origine polacca, ballerina, spogliarellista, faceva spettacoli da sola o in coppia col marito Witold. Nel filmato che adesso vediamo, Katarina è da sola e questo è un numero del suo repertorio. Questa dunque è Katarina Miroslava in un numero nel quale si esibisce da sola. Come conobbe Carlo Mazza? Come cominciò la loro storia? Noi lo abbiamo chiesto, scusate, a un signore che assistette praticamente all'inizio di questa relazione. È il signor Montanari, uno dei proprietari di un noto locale di Modena, lo Schillings, il quale cortesemente ci ha rilasciato questa testimonianza che adesso ascoltiamo insieme. Secondo lei, Mazza, cosa cercava nel night? Cioè, non certamente la prostituzione, una conferma della sua attrazione fisica, di quello che poteva essere lui, un bel uomo, indubbiamente. Cercava la conferma e molte volte la trovava. Carlo e Katarina avevano allacciato la loro relazione, Witold praticamente scomparve dallo Schillings, eppure in molti sostengono che fosse al corrente del rapporto che si era creato fra la moglie e Carlo. È o non è così? Penso anch'io che lui sapesse di sto rapporto. Che cosa glielo fa pensare? Ma il fatto che spesse volte erano in compagnia assieme, lui passava dal locale, vedeva sempre la Katarina in compagnia quasi sempre del povero Mazza. Carlo era veramente innamorato di questa ragazza o era come le altre volte un flirt e via? Penso che fosse preso da questa ragazza per il semplice fatto che in altre circostanze non si era comportato così. Non se l'era portata a Parma, viveva o penso quasi, conviveva con lei e queste cose, che non si era mai comportato così in tanti anni che l'avevo conosciuto io. Mi racconti che tipo di amore aveva visto in loro? Avevo visto una relazione completa da ambo le parti, tutti e due presi uno dell'altra e viceversa. E qualche sera che li ho visti assieme c'era un feeling quasi perfetto. Dove sedeva di solito e cosa beveva?
non beveva alcolici e di solito sedeva nella parte meno rumorosa, un po' lontano dalla pista, perché è la parte più rumorosa del locale, la pista. Da quella parte là. Cosa faceva? Puntava le ragazze? No, ma se non avevo un interesse particolare, molte volte stava a parlare con me, così, del più e del meno, delle solite cose, insomma. Dunque il signor Montanari descrive questa relazione alla quale ha assistito in più riprese dall'inizio fino a uno stadio avanzato come una relazione intensa e perfetta, una relazione partecipata da entrambe le parti. A contrasto con il documento filmato, oltre che la testimonianza che vi abbiamo appena mostrato, vorrei farvi vedere un altro brevissimo inserto filmato, dove l'atmosfera che circonda Katarina Miroslava è completamente diversa. Perché Katarina, come abbiamo ricordato più volte, è sposata, ha un marito che si chiama Witold. Sapessimo che altro c'è e che cosa è successo in quella notte di febbraio dell'86, questo breve filmato quasi dilettantesco potrebbe essere la banale testimonianza di una qualunque famigliola in una giornata invernale col ragazzino che va a scuola. In realtà c'è ben altro ed è di questo che stiamo parlando. La nostra nella vita zingaresca, come lei stessa la definisce, di Katarina Miroslava, l'ingresso di Carlo Mazza è un fatto importante. Dal punto di vista sentimentale, dal punto di vista dell'attrazione sensuale, dal punto di vista anche economico, perché, come vedremo tra poco, tra Mazza e la Miroslava si stabilisce un legame di convivenza, un legame molto partecipato, piuttosto intenso, che dura notte e giorno, per così dire. Non è, l'ha detto anche un altro testimone, una delle solite relazioni, un po' dei flirt, un po' volage, che Carlo Mazza si concedeva. A questo punto del nostro programma siamo arrivati alle 9:11 e vi ricordo che siamo collegati in diretta con voi, con il numero 8262 di Roma 06. A questo punto del nostro programma, dicevo, noi vogliamo presentarvi un documento molto importante. È la testimonianza diretta di Katarina Miroslava di come la sua relazione, la relazione di lei con Carlo Mazza, ebbe inizio e per quali ragioni. Ecco il film. Katarina, come è cominciata con Carlo quella sera di marzo allo Schillings? È stata la sera quando ci hanno presentati. E niente, io lavoravo allo Schilling molto spesso, venivo ogni qualche mese, facevo una pausa da un'altra parte, poi tornavo lì, praticamente ero come a casa, allo Schilling. E niente, un cameriere che mi ha conosciuto da un sacco di tempo viene lì e mi dice: vieni qua che ti devo presentare un mio carissimo amico che da un sacco di tempo che non viene più, ecco. E io che ho detto: ma no, non ho tempo, devo andare al camerino subito a prepararmi per lo spettacolo perché sono un po' in ritardo. Però per lui, insomma, ci siamo fermati un attimino da questo suo amico che sarebbe Carlo. E niente, insomma, sono rimasta un po' stupita di fascino di un uomo che non credo che di essere mai rimasta secca così. Non mi è mai capitato in vita mia. Tutto lì, ci siamo presentati, poi abbiamo fatto due chiacchiere, ciao ciao, chi sei, e via. Dopo ho fatto lo spettacolo, ci siamo incontrati ancora, fare due chiacchiere, e da quella sera lì, piano piano, lui ha cominciato a venire più spesso e ci siamo rivisti sempre là. Un colpo di fulmine, vero e proprio. Colpo di fulmine davvero. È stata un'attrazione fisica immediata? Prima ancora di parlare? Sì, sembrava un James Bond sceso dallo schermo. C'è Piernoli qui accanto a me. Buonasera di nuovo, Piernoli. Ci sono tanti aspetti in questa relazione, stiamo cercando di parlarne. C'è quello sensuale, quello sentimentale e c'è anche quello economico. Come era regolato
il rapporto economico tra Carlo Mazza e Caterina Miroslava? Da quello che anche lei ha raccontato, da quello che poi è emerso anche al processo, per avere un menage tranquillo con Carlo Mazza si era stabilito che Carlo seguitasse a pagare a Caterina lo stipendio che lei percepiva per il suo lavoro al Night. Quant'era? 2 milioni al mese, se non sbaglio, se ricordo bene. In più aveva una certa disponibilità di denaro, circa 3 milioni, per le sue esigenze, i vestiti, quelle che sono le esigenze di una bella donna. Spese di rappresentanza, diciamo, più o meno. Io direi le esigenze di una bella donna, sì. Vestiti, parrucchiere, eccetera. E poi da un certo momento in poi Caterina aveva anche la disponibilità della tessera Bancomat, quella che consente di prelevare denaro da un conto corrente. Il conto corrente qual era? Quello di Mazza? Era quello di Carlo Mazza, con la quale poteva prelevare compatibilmente con le somme concesse quotidianamente e globalmente mese per mese. Queste tessere hanno un tetto che non può hanno essere... Hanno un tetto quotidiano, sì, e un tetto mensile. Un tetto quotidiano. Comunque lei poteva prelevare il denaro di cui aveva bisogno, il contante di cui aveva bisogno, direttamente dal conto di Carlo Mazza, aveva la disponibilità di questo bancomat. Molto bene, grazie Piernoli. Dunque c'era un certo agio economico che si accompagnava a questa relazione, dalla quale il marito di Caterina Witold è tenuto estraneo e forse, vedremo, all'oscuro addirittura, perché Witold a quel punto non è più a Parma, è tornato in Germania. È geloso di questa relazione Witold, ammesso che ne sia a conoscenza? E comunque, che tipo di uomo è Witold? È una curiosità che abbiamo avuto mentre preparavamo questo programma. Lui vive ad Amburgo, lì lo abbiamo raggiunto e abbiamo filmato l'intervista che adesso vi facciamo vedere. Ho conosciuto Caterina, sono innamorato. Siamo arrivati in Germania, abbiamo fatto il nostro spettacolo per lavorare, per guadagnare un po' di soldi. E così andava la nostra vita. Witold, lei ha detto che era geloso. Come concilia questo fatto con la circostanza che Caterina si concedesse ogni tanto, come ha detto lei, un pochettino di libertà? Sì, ero geloso perché ero innamorato di Caterina, ma non geloso di malato. Amavo lei e mi sembra che è normale, uno che ama era un po' geloso. Quando cominciò ad andare male il vostro matrimonio? E fu per colpa della relazione con Carlo oppure eravate già in crisi? Avevamo un po' di crisi già in quel tempo, penso che... Ma il nostro matrimonio andava ancora bene. Io non lo sapevo di sua relazione con Carlo Mazza. Però l'accusa ha sempre sostenuto che lei era al corrente del rapporto fra Carlo e sua moglie, e lo stesso hanno detto compagni di lavoro, camerieri, i proprietari dello Schillings. Tanto che quando ci fu la discussione a luglio dell'86, lei minacciò Caterina: uccido te e il tuo amante. Sapeva o sospettava qualcosa? No, non lo sapevo niente, non sospettavo neanche. Questa era una è successo una volta così che abbiamo litigato e ho detto qualche parola di più, ma senza pensare così anche. Witold, lei come vive ad Amburgo? Lavora? Sì, lavoro qui in Amburgo. Sto con mio figlio. È una vita molto triste perché sono molto da solo, il tempo passa molto lentamente, da quando è iniziata quella storia mi sembra che sono passati tanti anni. Che cosa le manca di più? Mi manca la famiglia, la vita normale. Witold, lei ama ancora Caterina? Sì.
Vorrebbe che tornasse con lei? Certo. E questa è la testimonianza di Witold, marito di Caterina. Ben presto, sulla, come definirla, travolgente, appassionata, intensa storia d'amore tra Carlo Mazza e Caterina, calano però delle ombre. Succede che Carlo Mazza attraversa un periodo economicamente non favorevole, si sovraespone economicamente rispetto al passo dell'azienda che ha. Caterina dice di non essersi mai resa conto bene che queste difficoltà ci fossero ed è probabile, è una mia, nostra deduzione che ha il valore che ha, che sia vero. È probabile, cioè, che Carlo Mazza le nasconda le difficoltà economiche che in quel periodo incontra. Comunque su questo elemento così importante, determinante quasi, della storia, noi abbiamo raccolto un'altra testimonianza, è quella di un amico di Carlo Mazza che era stato anche suo socio in alcune delle imprese. Si chiama Romano Pianforini, lo abbiamo intervistato, ecco che cosa ci ha detto. Quel giorno me lo ricordo molto bene, perché è iniziato a piovere, è iniziato poi è venuto un acquazzone tremendo nonostante fosse estate. E ho dato ordine alla segretaria di cercarlo da tutte le parti perché dovevo fare una consegna immediata per l'estero e lui non riuscivo a trovare Carlo. Un bel momento sento arrivare la moto e vedo Carlo che arriva con una ragazza, ossia la Caterina, che dopo è conosciuta come Caterina. Entra, lo sai che è 2 mesi che ti aspetto, che ti ho cercato per tutto, ma è possibile che tu mi metti sempre nei pasticci in questo modo? Devi metterti anche un po' a posto, hai 50 anni, è inutile che tu ti faccia compatire con quella donna lì, che oramai io credo. Ma scusami Romano, ma ho dei problemi, sono preoccupato. Ma cosa sei preoccupato? Non sei mai stato preoccupato in vita tua? In ogni modo, dimmi qual è la tua preoccupazione. Guarda che sono Romano, sono stato minacciato di morte 2 o 3 volte da Vitto. Ma chi è questo Vitto? È il marito, al marito di quella lì fuori, vuoi dire? Sì, allora scusami, se ti ha minacciato di morte 2 o 3 volte perché lasci stare la sua ragazza, allora lasciala, no? No, Romano, non posso farlo perché questa volta mi sono innamorato davvero. Tu ti sei innamorata? Beh, guarda, però, se tu mi dici questo, cerca di fare in modo di saltarci fuori da questa situazione. Poi ci siamo lasciati dicendo che lui mi avrebbe consegnato le fusioni. Non preoccuparti che le fusioni te le consegnerò. E poi dopo non l'ho più visto per 2 o 3 mesi, però le fusioni me le aveva consegnate. Ma dove prendeva i soldi Mazza per condurre una vita così brillante e dispendiosa? Beh, è molto facile. Lui in un anno ha fatto un fatturato di 1.500.000, 1.300.000, credo. Poi non ha pagato i fornitori, ecco da dove vengono questi soldi dei 10-11 milioni che si sta dicendo in giro che spendeva al mese. Questa testimonianza di Pianforini, dunque, concreta e rende, per così dire, tangibili 2 possibili ipotesi sulla fine di Carlo Mazza. La prima è l'ipotesi legata alla gelosia, a quelle minacce che Carlo Mazza avrebbe avuto e di cui ha parlato con il suo amico ed ex socio. La seconda, quella legata invece alla sovraesposizione economica dalla quale, della sua azienda, dalla quale sono derivate dei mancati pagamenti con creditori che potrebbero essersi, come dire, innervositi dalla mancata riscossione del loro credito. Qui accanto a me c'è adesso il dottor Gennaro Gallo. Buonasera, dottor Gallo. Buonasera, il dottor Gallo, buonasera. È il capo della Mobile di Parma ed è un signore che professionalmente ha avuto a che fare con il caso di cui ci stiamo occupando stasera. Dottor Gallo, io le proporrei di vedere brevemente insieme un filmato che noi abbiamo girato, tra l'altro con l'aiuto della polizia, che ringraziamo,
Un filmato nel quale abbiamo ricostruito due altri delitti accaduti a Parma nel giro di tempo, grosso modo, di cui ci stiamo occupando. Vorrei vedere insieme a lei questo filmato e poi farle alcune domande. Grazie. Possiamo vedere questo filmato? Dottor Gallo, di che delitti si tratta nel film che abbiamo appena visto? Beh, io devo premettere che al suo tempo non ero dirigente della squadra mobile, quindi ho avuto notizie così, cioè un po' da parte dei colleghi, dall'altro lato esaminando i vari fascicoli, gli atti in pratica. Quindi il mio contributo è minimo in questi casi. E veniamo al caso. Uno, quello avvenuto a Reggio Emilia, è l'omicidio Mantelli, Oreste Mantelli. Chi era questo signore? Un tassista di Parma. Ucciso a colpi di pistola. Colpi di pistola, una calibro 6.35. Lo stesso calibro dell'omicidio Mazza. Dell'omicidio Mazza. Si riferisce. L'altro, viceversa, l'omicidio Bianchetto. Sull'autostrada, poco distante dal confine tra Parma e Piacenza. Un commerciante in salumi, Bianchetto. Ucciso anche lui a colpi di pistola. Colpi di pistola. Però, ecco, qui c'è da fare una precisazione riguardo al calibro, perché nell'articolo apparso sul Corriere della Sera si connettono i tre omicidi dicendo che è lo stesso calibro, cioè sempre 6.35. Viceversa, per l'omicidio Bianchetto si è trattato di un calibro 9 short. Che vuol dire per noi profani che maneggiamo un calibro 9 corto? Tra l'altro sicuramente Flaubert, il che significa di una potenza minima rispetto ai colpi normali di armata forte. Cioè un fucile Flaubert ha un calibro 9? Sì, calibro 9 corto, in effetti. Infatti il piombino, cioè, che si è trovato nel corpo e non all'altezza, diciamo, del cuore, quindi nel petto del Bianchetto, è stato paragonato a quello del calibro 9. Ho capito. Quindi non c'è questo elemento comune dell'arma usata tra i tre omicidi. Ci sono però delle analogie possibili tra questi tre crimini? Elementi comunque occasionali. Occasionali. Ecco, Bianchetto, per quanto attiene l'omicidio Bianchetto, anche lì si è visto che erano presenti alcune polizze assicurative. Come nel caso Mazza. Come nel caso Mazza. Di cui erano beneficiari? Erano beneficiari, una era in favore della moglie, una in favore di un titolare di prosciuttifici, se non vado errato, poi... Mi scusi un momento. Prego. Pronto? Dottor Augias? Sì. Sì, pronto. È saltata, credo. Richiamatemi. Che diceva un proprietario di salumifici? E da un altro in favore di un amico del Bianchetto, un altro in favore di altra persona. Però è diverso, non ha nessuna connessione con l'omicidio Mazza. Nell'omicidio Bianchetto sono state trovate anche alcune lettere che il Bianchetto ha scritto. Quindi
Che retroscena si sono scoperti in questi due altri delitti nel corso delle indagini? Ma come retroscena, ecco, per quanto attiene l'omicidio Bianchetto, anche lì si è visto che il Bianchetto amava fare una bella vita, spendere molto, e probabilmente per questi motivi, per i debiti accumulati. Era sovraesposto anche lui. Sovraesposto anche lui. E nel caso, nell'altro caso? Nell'altro caso, l'omicidio del tassista Mantelli. Credo che sia. Perché viene ucciso un tassista? In genere sono delitti per rapina. Sì, lì non si è, cioè non è stato accertato si trattasse di rapina. Comunque, quello è un omicidio che è rimasto un po' nell'ombra, anche come motivazione, perché a un certo punto delle indagini si sono trovate delle connessioni con una certa società che faceva da intermediario per esportazioni di armi, quindi è una faccenda estremamente diversa dall'omicidio Mazza. Grazie tante. Senta, volevo un'ultima domanda, poi torneremo magari più tardi su questa cosa. Parma, lei è il capo della mobile, sì. Dal punto di vista criminale, che città è? Ma io dico che a Parma esiste una criminalità assolutamente non preoccupante. Non è possibile, e qui mi riallaccio al discorso fatto nell'articolo apparso sul Corriere della Sera, non si può mostrare una città solo per dei fatti negativi accaduti. Parma è una città florida economicamente, culturalmente avanzata, una città in movimento, io dico, in tutti i sensi. Una città dove si fanno tante altre cose buone. Oltre che ammazzare la gente. Anche perché poi di omicidi ce ne sono stati due nell'82, quelle a cui ci riferivamo prima, poi c'è stato l'omicidio Mazza. Nell'86, dunque 4 anni dopo. Ce n'è stato un altro nell'87, comunque scoperto, quindi non è che avvengono tanti omicidi così. Certo. Ci sono città in cui ne avvengono molte di più. Eppure anche Parma, che lei descrive in termini che credo, sui quali credo molti che ci ascoltano e io personalmente siamo d'accordo, anche Parma relativamente a questo omicidio Mazza presenta un lato negativo di cui più tardi vorrei parlare con lei e con gli altri ospiti, un elemento che ci ha molto sorpreso, molto colpito proprio preparando il delitto Mazza. Per ora grazie dottor Gallo. Prego. Il filmato che adesso vi facciamo vedere ricostruisce là, ipoteticamente, l'esecuzione, l'omicidio, la morte di Carlo Mazza. Lo abbiamo fatto basandoci, rispondo a questa telefonata e poi vi dico come lo abbiamo fatto. Pronto? Pronto? Sì? Buonasera, ho telefonato prima, è stata dalla linea. È caduta la linea sfortunatamente. Dunque, sì. La sto guardando adesso in televisione mentre parlo. Io abito a Fidenza, dove credo che il capo della mobile conosceva benissimo, perché è una località che dista 25 km da Parma. Sì, fa segno di sì, ecco, adesso lo vede. Volevo spiegare un particolare. Quella sera del delitto Mazza, io ero a Parma, siccome è una città che frequento molto spesso. Prima io facevo il portavalori per le banche, lavoravo con la Fascargo, è una città che frequento molto spesso. Quella sera io ero a Parma con un amico, si chiama Paolo e adesso è a Bologna, lavoro in un fast food. È risaltata la linea. Ci richiamerà, sembrava una testimonianza, se arriva mentre noi mandiamo in onda il filmato, per favore teniamola, tanto il filmato è breve. Dicevo che noi abbiamo ricostruito ipoteticamente l'esecuzione, la morte, non se ne vada dottor Gallo, resti qua. Sì. Perché magari questo ascoltatore, sì, ha qualcosa da chiederle. La morte di Carlo Mazza quella notte sulla base di tutti gli elementi noti fino a questo momento. Dunque è un filmato ipotetico, ma si basa su tutto quello che si sa. Forse non è molto, ma è tutto quello di cui la polizia, la magistratura e noi stessi dispone. Vediamo il filmato. Carlo Mazza è stato ucciso con una pistola come questa, una piccola arma, un momento solo per favore, una piccola arma quasi poco più di un giocattolo, una 6,35 per l'appunto, quella di cui abbiamo parlato, e che si arma con i proiettili che pure vi ho mostrato e che di cui tra un momento torneremo a parlare. Pronto? Non abbiamo fortuna questa sera, non ho capito il suo nome. Io mi chiamo Adriano. Ecco, signor Adriano, non abbiamo fortuna, se ricadesse la linea ci richiameremo. Comunque lei cerchi di essere conciso così. Sì.
stavo dicendo, di questa testimonianza che volevo farle. Quella sera io e Paolo eravamo a Parma, tra l'altro 86 è un anno che l'abbiamo frequentata molto, discoteche, cinema, lei mi capisce, e abbiamo visto due persone, io vorrei raccontare questo particolare e spero che non faccia compromessi. Il dottor Gallo è tutto orecchi, vada avanti alla svelta così battiamo l'eventuale caduta della linea. Io vidi due persone a bordo di una Mercedes 190 nera che fuggivano, cioè andavano sparate, come si suol dire, andavano molto veloci uscendo da questa via. Tra l'altro mi ricordo che un vigile urbano fischiò anche, erano nelle ore notturne, a bordo della loro auto, un vigile cercò di intimare l'altro di fischiare, però purtroppo lasciarono perdere e l'auto fuggì. Niente, io poi non ricordo più niente. Comunque volevo raccontarti questo particolare perché poi tra l'altro il mattino dopo, siccome ci ritrovavamo a Fidenza a fare colazione al nostro bar, ne abbiamo parlato molto a lungo e io volevo dirle questo. Vediamo se questo sua, grazie signor Adriano, se questa sua testimonianza dice niente al nostro dottor Gallo. No, perché degli accertamenti sulla Mercedes sono stati fatti. Poi tenga presente che i vigili urbani a Parma fanno servizio fino a 1 di notte, quindi deve averla vista il vigile senz'altro prima delle 2:30, quando il Mazza ha accompagnato il Cecchierini, lo ha lasciato e quindi... quando Mazza era sicuramente ancora vivo. Senz'altro. A me della testimonianza del nostro gentile signor Adriano, che comunque ringrazio, impressiona il fatto che a Parma i vigili urbani fischino di notte, perché io vivo in una città che si chiama Roma dove i vigili urbani non fischiano neanche di giorno. C'è qui da accanto a me il signor Antonio D'Arienzo. Buonasera, sì, signor D'Arienzo. Il signor D'Arienzo è un perito balistico, cioè un signore che si occupa professionalmente di armi e del loro uso. Dico bene? Benissimo. Signor D'Arienzo, noi abbiamo visto nella nostra ricostruzione che il Carlo Mazza venne ucciso di notte, in una notte fredda dove non girava nessuno e dove dunque presumibilmente non c'erano molti rumori. La prima domanda che vorrei farle per andare subito al centro della faccenda è: secondo lei, che è un perito balistico, due colpi di 6,35 esplosi di notte possono essere sentiti da chi sta lì intorno? È facile, è difficile, è casuale, è sistematico? Com'è la risposta? Dunque, possono essere sentiti, però è molto difficile stabilire per chi ascolta che si tratta di un colpo di arma da fuoco. In che senso? Intanto abbiamo per un caso, insomma, la macchina con i vetrini chiusi o aperti. Un 6,35 può dare un'intensità di suono compresa fra i 40 e i 60 decibel a circa 2 metri dalla sorgente acustica, e quindi è molto limitato. E poi non è caratteristico il suono dello sparo, cioè occorre che chi ascolta già sappia dover attendere un suono di sparo, ecco. Cioè non è difficile che spesso magari possa essere scambiato un altro suono qualsiasi. Cioè lei dice, sta dicendo, se ho capito bene... È pure periodo di carnevale, sì, ecco, anche questo è molto importante. Il rumore prodotto da... Non è specifico, posso capirlo io magari perché ho più attitudine, soprattutto perché magari già so al poligono che devo attendere suoni di arma perché da fuoco. Perché sennò può essere confuso per esempio con... Può essere confuso con un mortaretto, visto che è il periodo di carnevale, e anche con altri suoni casuali. Per esempio? Anche un cortocircuito, mi è successo in galleria balistica, mi è successo un cortocircuito con una detonazione affine a un colpo di pistola. Ecco, ma comunque che rumore fa uno sparo di 6,35? Si può misurare, si può dare un riferimento? È come una martellata su questo tavolo di Perspex, è più grande, è più forte, meno forte? Beh, il tracco è forse quello che conosciamo tutti. Se io battessi le mani... Beh, no, è decisamente diverso. Comunque è sempre un suono... particolare. Misurabile in decibel, per sì, esempio? Sì, appunto, come dicevo, appunto, l'ho misurato, ho fatto delle prove col 6,35 utilizzando munizionamento italiano, comunque all'interno di un'autovettura, quindi dall'esterno l'intensità del suono è stata misurata fra i 40 e tra i 40 e i 60 decibel. Premetto, 40 con un colpo a contatto, quindi praticamente con l'onda di bocca praticamente assorbita in parte. Fuori, insomma, non a contata 5 di centimetri, intorno ai 60 decibel. Scusi un momento, sì. Signor D'Arezzo. Pronto? Buonasera, Pagano da Foggia. Buonasera, signor Pagano. Comunque io volevo riferirmi anzitutto al referto medico precedente, quello che è stato... Sì, che abbiamo letto abbiamo letto un po' fa, sì. Ecco, il problema è questo. Anzitutto, secondo me,
anche se si tratta di un calibro molto piccolo, ma sparato, diciamo, ravvicinato, doveva fuoriuscire il proiettile, quantomeno. Doveva fuoriuscire? Fuoriuscire dall'altra parte. Abbiamo qua il dottor Gallo, che è un professionista di queste cose. Che dice, dottor Gallo? Beh, non necessariamente. Qui il dottore che ci ha preceduto potrebbe dire ancora qualcosa di più, il professor Barone. Il professor Barone. Sì. Comunque non necessariamente, perché la 635 non è un'arma potentissima, quindi il colpo, se incontra un l'ostacolo di un osso. Un osso può anche fermarsi, infatti viene ritenuto. Quale sarebbe un colpo, un proiettile che sicuramente devasta e esce dall'altra parte? 38 Special, 747, ma già la 765, che è più potente della 665, potrebbe... Signor Pagano. Va bene, dottore, però io dico un'altra cosa. La dica. Ecco, dal fatto che né chi ha visto la prima volta il cadavere, né poi da parte di chi è intervenuto per quanto riguarda la polizia e i carabinieri, adesso non lo so, non si è visto il foro, quantomeno almeno il foro, insomma, uno dei due fori doveva essere visto, insomma, trattandosi della testa e non di una parte coperta. Quindi come mai, insomma, né il medico e né la forza pubblica di chi, non so adesso, chi sia intervenuto come primo, non si è accorto di questa cosa? Signor Pagano, per quanto... secondo me, da parte di chi è intervenuto. Signor Pagano, per quanto riguarda il medico, mi pare che il professor Barone, intervenuto prima, ha già dato una risposta dura e che non sulla quale non vorrei tornare, la cosa mi imbarazza anche un po'. Per quanto riguarda la forza pubblica, ecco qua il dottor Gallo della Mobile, che... Io, guardi, conosco il collega che ha fatto il sopralluogo ed è stato attentissimo. Non si possono lanciare delle accuse così. Non mi riferivo alla sua telefonata. Non mi pare che ci sia tono accusatorio. Il signor Pagano mi pare anzi... Non mi riferivo alla telefonata dello spettatore. Devo dire che c'è da tener conto della rigidità della notte. La ferita si è quasi rimarginata, in effetti coperta dai capelli, quindi era estremamente difficile notarla se non veniva fatto un accurato esame del cadavere. Tanto più che è stato rinvenuto immediatamente un bossolo e il collega si è rivolto al medico chiedendo appunto tanto più che risulta dal referto esternamente non si rilevano fori da arma da fuoco. Quelle esternamente non si vede, è stata proprio richiesta dal collega. Grazie. Io la ringrazio. Grazie, signor Pagano. Signor D'Arienzo, insomma, in la sostanza della sua perizia, diciamo, della sua testimonianza, è che secondo lei era molto difficile che quella notte il colpo venisse udito in giro. Nella strada. Poteva essere udito, ma difficilmente riconosciuto. Ecco, poteva essere udito, ma difficilmente riconosciuto. Pronto? Pronto, io sarei il medico che ha trovato il cadavere del signor Mazza. La ringrazio, dottore, di aver telefonato. Speravo che lei chiamasse. Io purtroppo ho perso la fase proprio così che mi interessava di più della trasmissione, direi, solo che me l'hanno riferito. Poi invece sto seguendo adesso il programma. Comunque, posso dire anche la mia, non so. Lei è pregato di farlo. Ecco, guardi, so che sembra incredibile, no? Ma purtroppo i due fori d'ingresso non li ho visti, anche perché pur avendo sollevato il capo del mazzo, proprio cercandoli, solo che erano nascosti tra il cuoio capelluto, tra i capelli, capito? Era molto freddo, i fori erano piccoli e anche il medico legale, che poi ha praticamente fatto l'autopsia, non li ha visti subito, ma quando hanno praticamente tolto il cuoio capelluto, sono visti i fori dentro al cranio, capito? Ho capito. E il foro di uscita, così rispondo anche a quello di prima, sì. Non c'era, perché sono stati entrambi trattenuti, entrambi ritenuti appunto dentro alla scatola cranica. Dottore, resti un momento in linea, per favore. Io vorrei chiedere al professor Baroni, che sta qui nello studio e che io adesso non vedo, ma so che c'è, resti pure lì, professore. Questa testimonianza del suo collega di Parma, la convince, resti pure lì, la convince o no? Riferisco io la sua risposta breve, sì o no? Direi che non mi convince affatto. Ecco, dottore, il professor Baroni non è convinto dalla sua risposta. Io però vorrei pregarla di una cosa, siccome adesso noi dobbiamo andare avanti. Grazie, professore. Dottore, mi scusi, le sto per fare una proposta. Sì.
Io le propongo questo, sono le 10:15, noi abbiamo un certo ritmo, un certo tempo che dobbiamo rispettare, anche perché c'è un telegiornale che tra un po' deve andare in onda. Noi la richiamiamo, noi sappiamo il suo numero, sì, lasci il suo numero al centralino, noi la richiamiamo e nella seconda parte di questo programma noi torneremo su questo argomento, perché mi pare che il contrasto tra due colleghi, tra lei e il professor Baroni, possa essere di un certo interesse. La ringrazio di aver chiamato, lasci prima di attaccare il numero al centralino, per favore. La richiamiamo noi nella seconda parte. Grazie. Ha detto il signor D'Arienzo che era difficile non sentire il rumore, ma riconoscerlo come il rumore di uno sparo. Io su questo punto lancio un altro appello. 8262 è il nostro numero. Per chi quella notte tra l'8 e il 9 febbraio in via Turchi a Padova avesse sentito un rumore e che forse ha trattenuto nella sua memoria, che non ha detto, non ha confidato, volesse farlo stasera a questo programma. Noi abbiamo avanzato in pratica tre ipotesi fino a questo punto sulla morte di Carlo Mazza. La prima quella legata alla gelosia, la seconda quella legata alla sovrasposizione economica con conseguente disaffezione, per così dire, ostilità da parte di qualche possibile creditore. La terza, quella legata, analogia con altri delitti avvenuti nella zona, a, chiamiamole tra virgolette, come se fossimo nel libro Pinocchio, a cattive compagnie. Di queste tre ipotesi, solo una comunque ha avuto rilevanza processuale nel dibattimento, nel processo che si è celebrato, grazie signor D'Arienzo, ed è quella legata alla gelosia. Quella di cui è in qualche modo coinvolta, se non protagonista, Katarina Miroslava. Buonasera, dottor Rocca. Buonasera. Il dottor Rocca è qui in rappresentanza della ANIA, che è l'Associazione Nazionale... Tra le imprese assicuratrici. Tra le imprese assicuratrici. Dunque è uno esperto di assicurazioni, lo ringraziamo di essere venuto. E gli vorremmo chiedere subito una cosa. In questa relazione è corso un contratto di assicurazione tra Carlo Mazza e la Katarina Miroslava. Vorrei chiederle per il momento in generale che tipo di contratto era quello lì, che cosa prevede un contratto del genere in caso di morte violenta. Si tratta di un contratto di assicurazione per casi morte da infortunio. Preciso da infortunio perché si è anche parlato di una polizza vita e la differenza è sostanziale sul piano del costo della polizza stessa. Visto che anche in trasmissione si è parlato di difficoltà economiche o di problemi economici, sì, del Carlo Mazza, penso che sia significativo dire che in questo caso si trattava di una polizza infortuni. Una polizza infortuni che prevedeva una somma assicurata molto consistente, 1 miliardo, e in cui beneficiaria, unica beneficiaria, era la signorina Miroslava. Ho capito. Senta, dottor Rocca, successivamente ai fatti che abbiamo appena ricostruito, succede una cosa. Katarina Miroslava quel giorno era sicuramente fuori Parma, anzi era fuori Parma, era addirittura ad Amburgo, piuttosto lontano da Parma, da parecchi giorni. La mattina di sabato, poche ore prima che Carlo Mazza venga ucciso, lei telefona, si informa col suo convivente, col suo compagno, che cosa, quali sarebbero stati i suoi programmi per la sera. La mattina dopo richiama ancora, si mette in contatto sempre per telefono ad Amburgo con una cugina, la stessa che abbiamo visto testimoniare poc'anzi nel filmato, che l'informa che Carlo Mazza è stato assassinato. Katarina Miroslava va all'aeroporto, prende un aereo, arriva a Linate, sbarca e lì l'aspetta una brutta sorpresa. È quella che abbiamo ricostruito nel filmato che adesso vediamo.
Questa è la ricostruzione della scena dell'arresto di Catarina all'aeroporto milanese di Linate. Catarina viene arrestata quel giorno appena mette piede sul suolo della Repubblica Italiana per via di quella polizza d'assicurazione di cui stavamo parlando con il dottor Rocca poc'anzi. Vorrei sapere da lei quali sono le clausole che una compagnia, nei contratti che sono un po' contratti tipo, che una compagnia di assicurazione mette nel caso di una morte come questa? Beh, lei ha parlato di morte violenta. Esatto. Ora proprio l'infortunio prevede proprio la violenza fra una sua componente tipica, e cioè si può morire per un incidente stradale e l'incidente stradale è una causa violenta, si può morire per una caduta dalle scale e la caduta dalle scale è una causa e violenta. E si può morire per due pallottole calibro 6,35. Per due pallottole calibro 6,35 e anche questa è una morte violenta che è prevista anche in una copertura infortuni. Cioè l'assicurazione paga, in parole povere. L'assicurazione paga con semplicemente una regola che non è morale ma è giuridica, e cioè di non pagare gli illeciti. E cioè può, per esempio, pagare un assicurato infortuni che muoia in quanto colpito nel corso di una rapina, ma non se era il rapinatore e quindi se era la persona che era andata a cercarsi la morte, ma se era invece una persona che era capitato per caso nell'ambito di un evento delittuoso. Ho capito. Dunque, a un primo esame una compagnia d'assicurazione non si mette particolarmente in allarme, diciamo, non respinge per principio il pagamento di quanto è dovuto per contratto davanti a un caso come quello che abbiamo visto. Certo. Questo è un punto molto importante, perché come vedremo tra poco, Catarina Miroslava, quella miliardo che il contratto stipulato da Carlo Mazza le assicurava in caso di morte di Carlo Mazza, va a reclamarlo alla compagnia di assicurazioni e succede quello che succede. Prima di vedere quello che succede vorrei farvi vedere un'altra cosa. Come Catarina, lei personalmente, nell'intervista che ci ha dato, commenta quel contratto di assicurazione. Vediamo il film. Catarina, il mese di luglio del 1985 è un mese importantissimo in tutta questa storia. Che mese? Luglio 1985. Sì. È importantissimo perché è il mese in cui Witold torna in Germania, è il mese in cui lei rimane sola con Carlo ed è il mese in cui Carlo stipula quella famosa polizza da 1 miliardo. Che cosa significò quella polizza da 1 miliardo? Perché la fece Carlo? Guarda, di questo giorno proprio me lo ricordo, c'era davanti a me come anche la telecamera e quel foglio lì, come io lo consideravo sempre un foglio, è venuto Carlo da me e mi dice: guarda, dobbiamo passare in un posto dove devo fare una cosa e poi c'era una sorpresa per te. Torna lì e mi fa: guarda qui. E io, allora spiega, è una polizza sulla vita, però guarda la cifra. Guarda la cifra. E allora anch'io ho detto: sono assicurata sulla vita. E cosa vuol dire? L'ho fatto io, perché con la nostra vita, per esempio, zingaresca, la vita degli artisti, e poi alla fine volevo avere qualche sicurezza che quando divento vecchia e brutta, che nessuno potrà più vedermi, ogni mese avrò tot di soldi e allora camperò. Da questo 1 miliardo qua, io sapevo anche quanti soldi pagavo al mese questa cosa qui, e ho detto: Carlo, ma sei matto? Per dire. Niente, lui ha fatto: ma perché, sai, non si sa mai, sai come vado in macchina, guido come un pazzo. E tutto lì. Lui pensava di farmi un gran regalo, io preferivo, per dire, andiamo via da qualche parte. Un gesto d'amore, dunque, che però si è trasformato in una vera e propria maledizione. Perché per quella polizza poi tu e lei e Witold siete stati coinvolti nell'omicidio di Carlo Mazza.
Avrebbe voluto non averla quella polizza? Sinceramente io preferirei di no. Però adesso forse diventa realtà quella polizza lì. Trattavo sempre così, come fosse niente e via. Adesso invece la realtà è questa qui. Bisogna accettare la realtà. Io mi adeguo, giusto? Qual è la sua idea sulla morte di Carlo? Chi l'ha ucciso? Perché? A me dopo la sua morte c'è tanti che raccontano tante cose diverse. Io ho saputo le cose che non sapevo mai prima, allora non lo so, anche per me è un bel giallo. Ma perché Carlo doveva morire? Ah no, quello no, non doveva morire, per me per nessuna ragione. Doveva vivere ancora. Per lei, ma per altri? Ma anche per gli altri, in che senso per gli altri? Beh, per qualcuno che l'ha ucciso. Ah, non lo so. Per me, sinceramente, non riesco a dare una risposta così, perché per me... Poteva essere la gelosia di un'altra donna? Stop. Caterina va all'assicurazione, dopo la morte di Carlo Mazza, a riscuotere il premio di 1 miliardo. L'assicurazione le propone una transazione di 600 milioni che lei rifiuta. Vuole l'intera cifra. A quel punto l'assicurazione blocca del tutto il pagamento e svolge delle indagini per suo conto. Dottor Rocca, è normale che una compagnia d'assicurazione svolga delle indagini per proprio conto parallele a quelle ufficiali? Ma quando si parla di indagini, credo che agli spettatori e un po' a tutti vengano in mente le indagini di polizia, oppure anche quegli investigatori privati che in altri paesi che non siano il nostro, in un sistema anche processuale completamente diverso dal nostro attuale, non forse quello che ci sarà fra pochi mesi, svolgono appunto indagini private. In Italia non esiste questo fenomeno, non esistono cioè dei dipendenti di compagnie di assicurazioni che facciano i detective, non esistono delle compagnie di assicurazioni che si rivolgano a quei pochissimi investigatori privati per svolgere indagini parallele a quelle della polizia però o dell'autorità giudiziaria. A me non consta che sia avvenuto qualche cosa di particolare, se non quello che avviene normalmente, e cioè che la compagnia, tramite le sue normali attività di raccolta di notizie normalissime, possa giungere a conoscenza di qualche informazione particolare. Dottore, tenga presente, se mi consente, che ciascuna compagnia è molto radicata in tutto il territorio nazionale, proprio perché le compagnie di assicurazioni hanno queste strutture molto capillari. E quindi per le persone che risiedono in una città, come in questo caso Parma, è del tutto normale venire a conoscenza di qualche notizia particolare. Ma non mi risulta che ci siano state in Italia indagini particolari. Ecco, è carino quello che lei dice, perché difatti le indagini non sono state in Italia, sono state fatte in Germania. Noi a questo punto dobbiamo aprire un altro capitolo di questa storia che di capitoli ne ha abbastanza e la mia unica speranza è di averli esposti, riassunti con sufficiente chiarezza fino a questo punto. Un capitolo di particolare importanza perché quella compagnia di assicurazione che il dottor Rocca di cui il dottor Rocca e io abbiamo parlato senza nominarla è nella realtà la Helvetia, la quale incarica una sua consociata tedesca di svolgere in Germania, a Monaco di Baviera, delle indagini. E da quelle indagini viene fuori una novità clamorosa. La novità è che nell'ufficio di Monaco di Baviera della compagnia di autonoleggio Hertz, il giorno 7 febbraio alle ore 10:30 del mattino viene affittata una macchina Ford, la quale viene riconsegnata 2 giorni più tardi in un altro ufficio della stessa compagnia, quello di Amburgo. Noi abbiamo ricostruito il percorso ipotetico
ma fondato sui dati che sono disponibili a questo momento, il percorso ipotetico è che quella macchina può avere compiuto, lo state vedendo, nella animazione e nel filmato che va in onda. Dunque, quell'automobile parte da Monaco di Baviera, varca al passo del Brennero la frontiera con l'Italia, scende lungo l'autostrada, arriva a Modena, esce da Modena, va a Parma. Da qui torna a Modena, rifà lo stesso percorso fino al valico del Brennero, poi però non torna a Monaco, va su nella Germania federale, arriva fino ad Amburgo dove l'automobile viene riconsegnata. Il percorso che quella automobile Ford Sierra compie in quei due giorni, perché viene riconsegnata alle ore 19 e 22 del 9 febbraio, cioè esattamente dal 7 al 9 a cavallo dell'omicidio, il percorso, dicevo, è di 2.243 chilometri. Questo è il chilometraggio rilevato su quella Ford Sierra, che corrisponde quasi esattamente al percorso che noi abbiamo ipotizzato: Monaco, Modena, Parma, Brennero, Amburgo. Infatti, sulla base di questo e di altri fatti che ne vengono accertati, il fratello di Katarina e un greco di nome Dinopoulos, trovato in possesso di una pistola calibro 6,35, vengono arrestati. Il procedimento di primo grado si era chiuso con l'assoluzione per insufficienza di prova di Katarina Miroslava. L'arresto di suo fratello e del greco Dinopoulos è l'elemento dirompente, è un giudizio che è ancora in fase, deve ancora essere terminato e dunque è coperto da segreto istruttorio. Ci muoviamo su questo terreno con tutta la cautela che un procedimento in questa fase richiede, ed è un procedimento che è in attesa della perizia balistica su quella pistola calibro 6,35 trovata al signor Dinopoulos. I due sono in carcere in questo momento in Italia. In studio invece con noi c'è stasera Katarina Miroslava. Buonasera Katarina. Buonasera. Abbiamo ricostruito la sua vicenda, io spero senza commettere troppe imprecisioni, sì, è una vicenda complicata. Lei come si sente oggi? In che condizioni seguo, sta? Seguo la trasmissione dall'inizio, allora mi sento un po' molto presa. Mi molto sembra presa. Di seguire qualcosa che non riguarda me veramente. Perché? Perché la vicenda è... perché per me è, come ho detto prima, un giallo veramente. E proprio non mi sento la protagonista, mi sento un qualcosa buttato qua in mezzo a voi. Veramente. Io nella seconda parte di questo programma parleremo a lungo di questo. Io per ora vorrei farle una sola domanda. Sì. Perché lei ha rifiutato i 600 milioni che la compagnia di assicurazione le avrebbe pagato uno sull'altro e ha chiesto tutta la somma? Perché non era giusto. Perché? Io mi sono trovata con un foglio che è diventato valido, purtroppo, diventato valido, e dopo non vedevo nessun motivo perché dovevo in qualsiasi modo trattare. Ho capito. Grazie Katarina, grazie per il momento, non se ne vada ovviamente, Katarina no, resta qua, qui. Noi restiamo qua. La prima fase, questa prima parte di Telefono Giallo si chiude a questo punto, sono le ore 10 e 2-3 minuti. Va ora in onda il telegiornale che durerà circa 10 minuti, noi ci vedremo subito dopo la fine del telegiornale per la seconda parte, perché a Katarina Miroslava e agli altri ospiti che abbiamo qui in studio con noi abbiamo molte domande da fare, tra cui le vostre. Vi ricordo che noi siamo collegati direttamente con gli spettatori col numero che appare in sovraimpressione 8262 con il prefisso di Roma 06. Grazie, a tra poco. Molto bella, ma non basta a farne un'assassina.
Chandler avrebbe forse descritto così Katarina Miroslava, la 25enne ballerina tedesca, il padre polacco, che in corte d'assise a Parma attende di essere giudicata per la morte dell'amante, l'industriale Carlo Mazza. Secondo l'accusa, Mazza sarebbe stato ucciso dal marito della ballerina, Virold Drosic, d'intesa con la stessa Katarina. Il movente, la polizza da 1 miliardo che il playboy parmense aveva acceso a favore dell'amante in caso di morte anche violenta. Ma la bella Katarina si protesta innocente e difende il marito nonostante la lunga infedeltà. Il suo amore per Carlo Mazza era amore vero. Delle vicende sentimentali dell'industriale, l'altrettanto bella ex moglie Loredana Rossi sedetta al corrente. Anche a favore suo e del figlio, Carlo Mazza aveva stipulato una polizza. E le assicurazioni avrebbero certo subito pagato se non si fosse scoperto quasi per caso che l'industriale non era morto per infarto, bensì per 2 pallottole di pistola conficcate nel cranio. Una stranezza, e non è l'unica, di un'inchiesta che pare essersi indirizzata subito verso Katarina e suo marito, forse trascurando altri indizi. Abbiamo affidato a questo estratto dal telegiornale del 13 maggio 87 il riassunto, per così dire, fino a un certo punto della vicenda di cui ci stiamo occupando stasera, l'assassinio a Parma di Carlo Mazza. Da quel processo Katarina Miroslava, che stasera è qui in studio con noi, uscì assolta per insufficienza di prove. Attualmente sono in prigione suo fratello e un greco di nome Dinopoulos, perché si è scoperto che sono stati loro quelli che hanno affittato una macchina Hertz che avrebbe fatto, proprio nei giorni a cavallo dell'omicidio, che avrebbe fatto un percorso, per così dire, sospetto. Noi discuteremo adesso con i signori che sono qui nello studio e che ringraziamo di essere venuti delle 3 ipotesi che abbiamo avanzato relativamente a questo omicidio. Una è quella relegata alla gelosia possibile di Witold nei confronti di sua moglie Katarina, che con Carlo Mazza aveva intrecciato una relazione. L'altra è quella di una possibile sovraesposizione economica per cui Carlo Mazza si sarebbe imbattuto in alcuni creditori, per così dire, esigenti. La terza, infine, quella di essersi mescolato, come era accaduto per altri delitti accaduti a Parma e nel giro di anni di cui stiamo parlando, con ambienti, tra virgolette, poco raccomandabili. Sono in studio con noi stasera l'inviato speciale del quotidiano Il Tempo, Ulderico Piernoli, Katarina Miroslava, che è venuta e che ringrazio di aver accettato di partecipare a questo programma, il suo avvocato, che avete visto anche nel filmato poc'anzi, l'avvocato Ugolin di Parma, grazie anche a lei avvocato, il collega Ferraguti della Gazzetta di Parma, che ha seguito questo caso, il dottor Gallo, che a Parma è capo dirigente della squadra mobile, il dottor Rocca della ANIA, è un esperto, un dirigente delle assicurazioni, il professor Baroni, anatomopatologo ordinario alla Università La Sapienza di Roma, ed infine il signor D'Arienzo, perito balistico, esperto d'armi, esplosivi, proiettili e altre diavolerie del genere. Io vorrei, ho chiesto che venisse rifatto un collegamento con il dottor Sani, che è stato quel medico. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto. Chi parla? Sono il medico che ha trovato il signor Mazza. Ecco, dottore, buonasera. Io avevo appena fatto il suo nome, forse in vano. Grazie di essersi rimesso in contatto con noi. C'è qui, e lei, se sta vicino a un televisore, lo potrà vedere, il professor Baroni. Vorrei che brevemente vi scambiaste un'opinione, perché il professor Baroni dice che lui continua ad avere forti dubbi che lei possa avere, per così dire, sbagliato la diagnosi. Dunque, io posso dire quello che mi ricordo di allora. Ho visto questo corpo con il sangue che usciva dalla bocca e dall'orecchio. È ovvio che il sospetto di una morte non naturale possa venire a tutti. Non sono così ingenuo, capito? E il problema è che, pur avendo cercato i fori d'ingresso, io non li ho visti. Quelli di uscita, come ripeto, non c'erano, che, come il professor dovrebbe sapere, sono quelli che si vedono meglio in questi casi. Il calibro era anche piccolo, ho poi saputo. Io, se lei appunto guarda anche il mio referto, ho in fondo chiesto un'autopsia, appunto perché avevo qualche dubbio in merito, capito? Ho capito, professor Baroni. Tra l'altro, anche i poliziotti che erano presenti non è che abbiano anche loro trovato bossoli o altre cose. No, capito? I bossoli sono stati trovati, non sono stati.
I fori. Professor Baroni. Ma io premetto che ciascuno di noi nell'esercizio dell'arte medica agisce sempre secondo scienza e coscienza. Quindi va data assolutamente per scontata la buona fede e la professionalità del collega Parmigiano, mi perdoni. Però io ho davanti a me una discrepanza. Leggo il suo referto con il quale lei ha constatato la morte e vedo il cadavere presenta sangue coagulato al naso e alla bocca. Poi leggo l'inizio del reperto autoptico e leggo il sangue appariva fuoriuscire dal naso, dalla bocca e dall'orecchio destro, con colature sull'avambraccio, il che mi fa presupporre un'abbondante fuoriuscita di sangue. Ora io come anatomopatologo, come professore di questa disciplina, a uno studente che mi si presenta, io domanderei quali sono le cause di morte nelle quali tu, studente, trovi il cadavere, la salma, con sangue che esce dalla bocca e dal naso. E questo deve essere cause naturali, ed esistono delle cause naturali. Rottura di varici esofagee in caso di cirrosi epatica, emottisi in caso di tubercolosi, grosso fatto neoplastico polmonare. Però contro questo... Sarebbe cancro al polmone, sì. Per esempio, certo, con rottura di vasi in vicinanza di un bronco. Però contro questo sta il fatto che il cadavere era in buonissime condizioni di nutrizione, di sanguificazione. Era il cadavere di una persona che stava decisamente bene, a quanto io leggo dal reperto autoptico. Il fatto grave è per esempio la fuoriuscita di sangue dall'orecchio. Ora io mi chiedo quale evento di morte naturale possa consentire la fuoriuscita, possa determinare la fuoriuscita di sangue dall'orecchio. E allora in questo caso la ricerca dovrebbe essere un po' più approfondita e si dovrebbe ipotizzare un evento perlomeno traumatico, non dico colposo o doloso, ma perlomeno traumatico. Dottore di Parma. Infatti ho richiesto l'autopsia appunto per questo, perché non avevo il quadro chiaro. È chiaro che cause di morte naturali con emorragie così copiose non sono tante. Un aneurisma anche della base cranica rotto potrebbe essere in ballo, però, e questo potrebbe starsi con l'età e con il buon stato del paziente. È ovvio però che la prova, come dire, lampante, cioè il fatto di vedere dei fori, non si vedevano. Forse il professore, se fosse stato presente anche lui in quella mattina, non avrebbe visto neanche lui, perché erano effettivamente molto ben nascosti. Ecco, posso dire solo questo, capito? Grazie dottore. Io credo che il nostro confronto possa finire qua. Avete esposto tutte e due le vostre ragioni. Non credo che andremo molto più in là di questo. Grazie di aver chiamato, se continuassimo a discutere. All'avvocato Ugolini volevo fare subito una domanda, se questa telefonata ce lo consente. Pronto? Sono io Nardi. Chi parla? Nardi da Prato. Ci dica, signor Nardi. Senta, mi pare insomma che non sia stato preso in considerazione una parte che ritengo insomma una certa probabilità. E cioè? Cioè a dire, quella del suicidio. Perché? Aspetti, prima che va avanti, dottor Gallo della Mobile, è stata presa in considerazione la cosa del suicidio, l'ipotesi del suicidio? Sì, ma subito scartata. Subito scartata, signor Nardi. Allora, quindi... Aspetti, vediamo, sentiamo perché. No, per il sentiamo perché dal dottor Gallo. Ecco, per il semplice fatto che questo signore, diciamo, morto, è stato trovato dal figlio. Sì. Va bene? È vero. Allora, dico io, le ho una mia supposizione. No, può darsi che questo bambino, diciamo, di 15 anni, ma che poi non era tanto bambino, che si sia accorto che lì ai piedi di quest'uomo o sul sedile ci sia stata la pistola. Allora, non so, per una qualsiasi ragione, che insomma che un bambino, che un ragazzo si sia messo in testa qualche cosa, abbia preso questa pistola, l'abbia, diciamo, allontanata e che poi non è più venuta a casa. Signor Nardi, si è imbarcato per una strada pericolosissima. Io la fermerei un momento qua, perché c'è una risposta che il dottor Gallo ci dà e vedrà che la convince subito. Sì, aspetti, stia a sentire. Senz'altro la posizione dei fori non è quella usuale per il suicidio. Ecco, praticamente suicidarsi in quella posizione di fori era insomma neanche, non era possibile. Ecco, benissimo. Grazie, signor Nardi. Io lo ringrazio. Io volevo chiedere all'avvocato Ugolini una cosa. Avvocato Ugolini, la signorina, la gentile signorina che lei ha accanto e che qui rappresenta come legale,
e tutela, ha cambiato la sua versione. In un primo tempo lei ha sostenuto la Caterina l'alibi di suo marito. In un secondo tempo è tornata, se mi ricordo bene le carte, è tornata dicendo che forse sì, ci poteva essere un buco nell'alibi di Witold nel suo soggiorno ad Amburgo. Lei come lo spiega questo comportamento? Ne avrete discusso a lungo tra voi? Ma più che discuterne tra noi, questo è stato uno dei momenti più difficili del processo, perché, come accade purtroppo sempre nel procedimento penale nel nostro paese, è difficile in pochi momenti, in breve tempo, dare al giudicante l'immagine della personalità dell'imputato. Io credo che la spiegazione richiederebbe molto tempo. In due parole si può dire una cosa? In due parole si può dire semplicemente questo. Caterina è stata, appena scesa dall'aereo, informata che i primi sospetti cadevano su di lei, e per la famosa polizza e per la sua posizione di amante della vittima. In quel momento, che certamente è stato un momento di sgomento, di panico, unito al dolore per la morte della vittima, ha reso delle dichiarazioni di cui forse non si rendeva appieno l'importanza. Se ce ne ricordi una? Ma, per esempio, ha parlato dei movimenti del marito, senza rendersi conto che in questo modo coinvolgeva il marito. E non poteva essere la verità quella? Avrebbe forse potuto anche essere la verità. Certamente in quel momento le veniva fatto balenare con tutta chiarezza che era l'unico modo perché lei potesse uscire da quella scomoda situazione. Avvocato Golini, lei è stato, per così dire, accusato, uso un verbo esagerato, lo so benissimo, ma non me ne viene un altro in questo momento, di aver vinto il processo, di aver fatto assolvere Caterina in primo grado per insufficienza di prove, ricorrendo ad un trucco, no, ad una enfasi, per così dire, teatrale. Rispondo a questa domanda, a questo telefono, lei intanto prepari la risposta a questa domanda pepata. Pronto? Pronto, buonasera. Sì, buonasera. Vorrei esporre le mie ipotesi. La prima sarebbe quella della signora che voleva tornare da suo marito e il signor Massa appunto non accettava questo e voleva e minacciava la donna. Anche di ucciderla oppure proprio la ricattata. Aspetti, perché voglio ripetere questa sua ipotesi a Caterina, che è qua, che non ha sentito perché l'audio non è perfetto su questa linea. Mi scusi, questa signora sta dicendo che può darsi che lei voleva tornare da suo marito Witold e che Carlo Mazza si opponeva a questa sua fuga verso la famiglia e che da questo sarebbe nato un contrasto che può aver indotto lei ad uccidere Carlo Mazza. È proprio una donna che si è fatta questa ipotesi. È una donna che fa questa ipotesi, sì. Sì. E cosa devo dire? Cosa devo rispondere? Lei che cosa si può andare avanti con la sua ipotesi prima di addormentarsi? Che la Caterina liquida questa ipotesi, sì. Ne credo potrebbe essere diversamente. Lei voleva dire un'altra ipotesi, però. Volevo dire un'altra ipotesi. Questo il signor Mazza potrebbe essere o un bisessuale oppure un omosessuale, e tutto questo amore per le donne poteva essere solo apparente. Come Don Giovanni, insomma, quel mito di Don Giovanni. Amore. E allora a quel punto quale sarebbe quale sarebbe? Un suo amante così e voleva ucciderlo, oppure la stessa o l'ex moglie oppure la signora la presente per gelosia appunto. Dottor Gallo, possiamo prenderla in considerazione questa ipotesi? Che allo stato. Non credo. Non mi pare, signora, che possiamo prendere in considerazione anche questa ipotesi. Piernoli, e sulla prima ipotesi che noi abbiamo fatto poc'anzi, lei aveva qualche cosa da dire? Sulla gelosia? Sì. Io, da tutto quello che so, da quello che ho visto, da quello che ho letto, dalle persone con le quali ho parlato, di tutto si può parlare meno che di gelosia. Cioè? Vito dice di essere sì geloso, ma come tutti gli uomini, però dice di non essere a conoscenza della relazione che c'era. Secondo lei è credibile che non fosse a conoscenza di una relazione che tutta Parma, di cui tutta Parma sapeva? In base alle testimonianze non è credibile. Avvocato Golini, lei pensa che Witold non sapesse veramente che sua moglie Caterina aveva una relazione stabile, convivente con Carlo Mazza? Io ritengo di no. Ritiene di no? Che ritengo vuol dire? Ritengo di no. Che no,
Ritengo di no, perché cioè che nessuna, non è credibile. Nessuna carta processuale ha acclarato che vi fosse una gelosia in vito tale da poter scatenare. Ma risponda alla domanda, secondo lei è credibile o no che lui non sapesse? Secondo me è credibile. È credibile. È credibile. Ferraguti? Per me Whittle sapeva. Scusi? Per me Whittle sapeva, era al corrente che Catarina viveva con Carlo Mazza, perché convivevano assieme nell'appartamento dove l'abbiamo intervistata appena rilasciata dal carcere. Avvocato Collini, non le pare che il suo compito di difensore sia andato appena un passo al di là di un fatto di Ferraguti e di Parma? Lo sapevano tutti che di questa convivenza. Ma io mi attengo Parma alle... è una piccola città. Io mi attengo alle carte processuali, mi attengo alle risultanze di un processo che su questo punto non ha fatto luce piena. Però mi interesserebbe rispondere alla domanda, che è una domanda provocatoria che lei mi ha posto prima. E io ripeto per chi se la fosse dimenticata, lei è stato accusato, uso di nuovo questo termine, di aver vinto il processo in primo grado con un, ricorrendo ad un'enfasi, come dire, teatrale, ad un coup de théâtre. È vero, questo è vero, i mass media e la stessa sentenza di primo grado parlano di espediente drammaturgico, di colpo di teatro dell'ultima ora. Le chiedo scusa, ma questo comporterà che il mio intervento si allunghi un momentino. Poco. Di poco, certamente. Devo dire questo. Nell'ultima mezz'ora della mia arringa difensiva, dopo che avevo esaminato le prove a pro, a favore, gli indizi, eccetera, io ho affrontato quello che secondo me era uno degli argomenti principali, cioè l'ora della morte. L'ora della morte... Ricordo, per chi non avesse visto la prima parte di questo programma, che noi abbiamo stabilito imprecisamente, ma pur cause, l'ora della morte tra le 2 e le 8 del mattino. Non è del tutto esatto, l'ora della morte fu stabilita dagli atti giudiziari attorno alle 2:10, momento in cui, cioè momento immediatamente successivo a quello in cui il fantomatico individuo di cui abbiamo visto la ricostruzione viene notato dal Ceccherini accompagnarsi al Mazza verso l'autovettura. E poiché il Mazza era, così come dalle risultanze processuali, stato ucciso all'interno della propria autovettura, si è ritenuto che quella persona fosse l'assassino. Pronto? Fermiamoci qua. Si ricordi quello che stava per dire? Sì, siamo tutto orecchi. Ecco, io volevo parlare, ricostruendo un po' i fatti. Stando all'ultima testimonianza, se è attendibile, come non ho motivo di dubitare, no? Si vede che il Mazza, quando ha salutato l'amico che poi è andato via in macchina, era già... E proprio di questo stavamo parlando, sì, quando lei ha chiamato. Esatto. Aveva già contattato quella persona che dovrebbe essere l'assassino. Si presume sia, possa essere stato l'assassino. Ecco, si vede chiaramente dalla testimonianza che il Mazza ha salutato con molta familiarità, come se fosse una cosa normale incontrare quella persona a quell'ora in quel posto. Per cui... è evidente, senza ombra di dubbio, che la persona che ha ucciso il Mazza era una persona da lui molto ben conosciuta, quindi è già da scartare indubbiamente un probabile creditore, magari un po'... un malavitoso. Sì. Malavitoso, perché sicuramente il Mazza avrebbe avuto motivo di preoccuparsi per questo e avrebbe cercato di trattenere l'amico anziché lasciarlo andare, oppure trattare... La Catarina, certamente la scatterei, perché lui era conoscente che la Catarina non era in Italia, quindi quantomeno si sarebbe meravigliato di vederla a quell'ora in quel posto. E poi non avrebbe, visto che hanno fatto dei giri un po' strani da un posto all'altro, non avrebbe certamente avuto motivo di supporre che sarebbe rientrato a quell'ora. E poi un altro motivo fondamentale è quello, perché il Mazza, ritornato adesso, deve rientrare in casa, che avrebbe dovuto risalire in macchina, per cui era una persona certamente al Mazza molto vicina, che non potesse in nessun modo farle presupporre che potesse avere un atteggiamento per lui pericoloso. Okay. Certamente non di quella gravità. Siccome, se lei resta gentilmente in linea, siccome l'avvocato Ugolini stava parlando proprio di quello che lei ha detto, stavo addentrandomi proprio in questo problema con la dovuta concisione, con la dovuta concisione teatrale, anche questa se vuole, ma insomma necessaria. Una delle lacune più macroscopiche della istruttoria è stata questa. L'esame autoptico
in violazione anche a una precisa disposizione di legge, cioè all'articolo 18 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, non ha fissato l'ora della morte. Ecco. Nessuno si è preoccupato di chiedere al perito settore di fissare l'ora della morte e il perito settore non ha fissato l'ora della morte. Ora, io non ho dovuto ricercare l'ora della morte, poiché legata all'ora della morte vi era l'alibi del marito della signora, cioè vi era l'alibi ad Amburgo verso le 18 di Witold Droschi. Ora, da una serie di elementi che compaiono nella perizia autoptica e che qui omettiamo e che sono fenomeni tanatologici che elencati da una serie di elementi, risulta in modo inequivocabile, scientificamente inequivocabile. Ne ho discusso poc'anzi anche col professore, il quale mi ha dato una conferma scientifica della rispondenza al vero di questi elementi. È matematicamente impossibile che il Mazza sia deceduto intorno alle 2:10. È impossibile. Questa, e invece lei il dove, Mazza è dove morto, ecco, tra le 6 e le 7 del mattino. Scusi un momento. Professor Baroni. Io convengo in pieno con quanto adesso dice l'avvocato, perché leggo sulla perizia medico-legale che i dati tanatologici vengono rilevati quando il cadavere giunge presso l'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale, vale a dire alle 11:45 del 9 febbraio. Muore durante la notte, diciamo, tarda notte del 9 febbraio. Alle 11:45 c'è una temperatura rettale di 32,7 gradi, vale a dire di poco inferiore rispetto a quella che è la temperatura fisiologica, che sappiamo essere lievemente inferiore ai 37 gradi centigradi. Non solo, ma tutti gli altri dati concordano. E tutti gli altri dati concordano. Le macchie ipostatiche, la rigidità cadaverica allo stato iniziale. Tanto più che era una notte freddissima. Zero il contenuto gastrico, tante altre cose. Ma poi vi è un particolare estremamente importante. Scusi, lasci perdere. Facciamo finta che lei abbia ragione. Tanto questo non è un processo, è un programma televisivo. Che conseguenze derivano da questo fatto? Ma le conseguenze sono importantissime, sono state importantissime. E sono queste, che se il povero Mazza è deceduto fra le 6 e le 7, come tutto sembra dimostrare, è matematicamente impossibile che il signor Witold Droschi potesse essere visto come è stato visto, come testimoni hanno testimoniato al processo, ad Amburgo alle ore 18. Perché 16 ore di viaggio, con 3 valichi di frontiera, verosimilmente neve e ghiaccio, la necessità inevitabile di fare quantomeno per quel chilometraggio 2 pieni di benzina. Vogliamoci mettere in 16 ore una piccola sosta per necessità fisiologiche? In 16 ore qualunque persona normale deve fermarsi 5 minuti a fare minuti. Pipì. È impossibile. Ho capito. Dottor Gallo, non stiamo parlando di cose coperte da segreto istruttorio, stiamo facendo comunque delle ipotesi logiche, secondo logica. Lei come commenta quello che ha detto l'avvocato Ugolini? Tra un istante. Pronto? Pronto, buonasera dottor Augias. Buonasera. Dunque, io più che un'ipotesi volevo chiedere a voi altri una cosa. Mi pare che questo omicidio accollato a Catarina o al fratello o al marito, adesso non voglio approfondire la questione, mi sembra che uno di questi tre, cioè quello che l'ha fatto, abbia necessariamente voluto lasciare il biglietto da visita. Abbia voluto lasciare? Il biglietto da visita, perché chi è che aveva questa polizza da 1 miliardo? Era la Catarina. Catarina. Oh. Quindi mi sembra, ma talmente, come si dice, scontato, talmente semplice che tutti se la fossero presa con lei, che mi pare che o è stata, scusi la parola, tanto sciocca, oppure è assurdo che uno che sa che ha un'assicurazione di 1 miliardo da recepire va lì, lo uccide proprio perché dice: io ho il miliardo, così me lo prendo. Insomma, senta, signora, io vorrei ricordarle un precedente che fa parte della storia giudiziaria, che i colleghi Piernoli si ricorderanno benissimo, anzi lui l'ha già ricordato. Il delitto Fenaroli. Sì, se lo ricorda anche lei, tardi anni 50, perfetto. Anche lì c'era in ballo una polizza, non era 1 miliardo, ma era una cifra molto importante, sì, per il tempo. Sì, ha perfettamente ragione, però allora io le dico... È finito. Sì, ha ragione, questo ha ragione, ma a parte il fatto che c'erano talmente tante discrepanze tra questo e quello che, vabbè... Sì, ma certo, difatti è un'analogia d'accordo. Così. Comunque, io voglio dire invece un'altra cosa. Come abbiamo potuto pensare dei killer mandati dalla Catarina? Ma perché non possiamo pensare anche ad altre persone
che non siano state più vicine a Carlo Mazza. Io non voglio far nomi, però mi pare che c'è anche un'altra polizza d'assicurazione intestata a Baccalza. A favore della moglie. Ecco, sì. Allora io, arrivata a questo punto, lo stesso discorso che hanno fatto i giudici per la signora Miroslava lo farei per la ex moglie. Ecco, io mi fermerei qua perché stiamo pattinando su un terreno molto scivoloso. Sì. L'avvocato Ugolini o Ferraguti volevano dire una cosa? Ma io volevo dire questo. L'avvocato Ugolini. Io volevo dire questo, che in effetti le indagini sono partite a senso unico. Io fin dal primo momento ho lamentato proprio questo, che le altre piste che pure erano state evidenziate non sono state minimamente percorse. Sì. Ed erano tante. Certamente d'accordo. Perché... Ferraguti, io volevo chiederle una cosa. Lei è un cronista, è di Parma, conosce questo caso come l'avvocato Ugolini. Perché Caterina Miroslava, quale potrebbe essere il suo movente teorico ad ammazzare il suo convivente? Il movente teorico che ha sposato la città è chiaramente quello della polizza. Quello della? Quello della polizza, sicuramente. Quello della polizza. Quello della polizza, ma penso che la città non abbia partecipato molto a questo delitto. Ecco, io prima ho detto che volevo parlare di Parma. Mi allaccerei a quel titolo sul Corriere della Sera di oggi o di ieri, non ricordo bene, denaro, donne, delitti. Denaro, donne, ci può stare, l'ultima dia assolutamente no. Parma si chiude a riccio davanti ai delitti. Ecco, perché noi preparando questo programma abbiamo avuto una ipotesi sgradevole di una città che non volesse denaro, collaborare. Denaro, va bene, Parma è una città benestante. Donne, è un tema dominante la donna a Parma, se ne può anche parlare. Però possiamo ricordare anche un episodio, questo giallo-rosa, degli anni 70, che coinvolse Tamara Baroni, un industriale. La gente partecipò a questa cosa, perché non ci fu il morto. La gente partecipò quasi in un modo goliardico a questo avvenimento, quotidianamente. Ma non c'era il morto, non c'era il cadavere. Davanti al delitto invece la gente si chiude a riccio, non ne vuol sapere. Avete avuto voi stessi difficoltà a intervistare alcuni personaggi a Parma che potevano essere anche utili a quelle che erano... Le dirò di più, che l'avvocato di parte civile, quello che rappresenta Carlo Mazza, forse sua moglie, sicuramente, non ha voluto partecipare a questo programma, nonostante fosse stato da noi caldamente invitato più volte, per ragioni francamente che non ho capito, né lui ce l'ha spiegate. Però confermano Forse vi chiederete come mai gli episodi che capitano a Parma trovano spazio a nuove colonne sui giornali, quelli che capitano in città delle stesse dimensioni nascono e muoiono il giorno dopo. Qui c'è una spiegazione... Siamo forse un po' megalomani, ci sentiamo un po' protagonisti. Mazza era probabilmente uno di questi protagonisti. Parma è una città piccola dove ci si conosce quasi tutti. Ho capito. Grazie Ferraguti. Dottor Gallo, prima le avevo fatto una domanda. Lei voleva rispondere a Ferraguti su Parma, su questa caratteristica un po', come dire, quasi sì, meridionale di una città così settentrionale? No, io volevo dire... Parli più forte. Volevo soltanto aggiungere che in effetti a Parma non esiste una vera criminalità. Si può parlare di microcriminalità. Fino ad ora non è stato accertato che ci siano organizzazioni delinquenziali. Speriamo che non ce ne siano neanche per il futuro. La gran parte dell'attività della polizia, così come delle altre forze di polizia, si svolge nell'ambito della prevenzione. Quindi... Sempre quell'articolo riportato sul Corriere della Sera, in effetti va alla ricerca di tutti gli episodi particolari accaduti nel giro di 20 anni. Se questo lo si facesse per qualsiasi altra città... Verrebbe fuori ben altro. Ben altro. Quindi... Ma anche la natura dell'arma non fa pensare a un delitto della criminalità comune. Nel senso, ecco, avvocato Ugolini? Ma che non è l'arma del killer, non è l'arma tipica di chi viene da lontano per uccidere. È poco più di un catenaccio, così come la definisce la perizia balistica. Lei ha detto non è l'arma tipica del delinquente, su questo posso concordare. Certo, non è l'arma del killer venuto da lontano, ecco, perché è un'arma che presuppone la possibilità di un avvicinamento alla vittima tale da essere sicuri di ucciderlo. Uno che viene, scusate, presumibilmente da Amburgo, si deve salvare la possibilità di colpirlo stando dall'altro lato della strada. Non deve spingere il suo ottimismo ad immaginare di potersi sedere accanto alla vittima. Perché poi anche questo sedersi accanto alla vittima, scusi, è una cosa molto problematica. Perché, per esempio, i tramiti di tiro non sono quelli che... La devo interrompere solo un momento. Scusa. Perché il collega Piernoli mi ha comunicato che è disponibile. No, noi non eravamo tanto sicuri. Una registrazione che viene da Parma e che sembra
un elemento non secondario, un elemento di una certa importanza nella discussione che stiamo facendo. Avvocato Ugolini e Dottor Gallo, voi siete quelli più direttamente, a parte i due giornalisti presenti, coinvolti in questa cosa. È un'ulteriore testimonianza che, se riscontrata vera, smentirebbe quello che sappiamo fino a questo momento, che la persona venne intravista soltanto, il possibile assassino venne intravisto soltanto dal Ceccherini. Con l'accordo di questa persona, Piernoli ha registrato questa conversazione, vorrei che venisse mandata in onda. Se è pronta. L'8 febbraio, lei, la notte dell'8 febbraio, lei è arrivata qui a casa. Stavo tornando a casa. Che cosa è successo? Che cosa ha visto? Che cosa si ricorda? Appunto sono scesa dalla macchina e ho notato questa persona, l'Oden, verde, con un collo alzato, che stava così nell'angolo. Perché, si è notata perché di notte non c'era nessuno per strada, la notte fredda, vedi una persona, una figura grossa, insomma, una figura un po'... Questa persona dove era ferma? Era ferma nell'angolo del negozio di igiene alimentare, nell'angolo di via Turchi. E che ora era? E dopo le due, adesso esattamente non so se erano le 2:15, 2:20, adesso questo non glielo so dire, so che erano dopo le due. Ho visto quest'ombra, ho dato un'occhiata e ho visto che aveva un collo alzato, stava con questo collo così, perché era fredda, una persona con spalle larghe, insomma, ecco. E aveva, secondo me, anche, non so se erano capelli, insomma, aveva qualcosa di alto anche in testa, una capigliatura un po' voluminosa, ecco, da quello che a me è sembrato. Poteva essere un cappello, un berretto? Questo, guardi, non glielo so dire, poteva anche essere questo. A me sembrati i capelli scuri, così, però questo non glielo so dire. Nello stesso momento in cui lei arrivava con la sua amica, suo figlio Federico? Non nello stesso momento, lui ha tardato un pochino, poco dopo. Sono arrivato, parcheggiata la mia macchina qui sotto casa, e ho notato che c'era una macchina parcheggiata proprio davanti alla mia, in moto al minimo. Dunque, questa è una cosa che ho notato, ed è una macchina ferma in moto. Sul lato destro o sul lato sinistro della strada? Sul lato destro, cioè, contro casa mia. Quindi di fronte al cancello della sua abitazione? Sì. Ed era una macchina con il motore acceso? Sì, motore acceso. Quindi si è accorto, l'ha notata perché aveva il motore acceso. Lei ha parcheggiato? Parcheggiato. La macchina non si è mossa? No, io... È rimasto sempre con il motore acceso? Motore acceso. Ha notato che macchina era? A me è sembrata una forziera, mi è sembrata, poi non lo so, poi passato del tempo, adesso non mi ricordo neanche, mi sembrava una forziera. E il colore di questa macchina? Un grigio, penso, era scuro, però penso questo un grigio. Questa è la testimonianza che abbiamo raccolto. Dottor Gallo, un momento solo, voglio dire una cosa ai telespettatori. Noi non facciamo della televisione scandal, non vogliamo fare sensazione e siamo sempre molto cauti di fronte a testimonianze come questa, lo siamo stati in passato, lo siamo anche stasera. Non posso però nascondervi che se questa testimonianza risultasse attendibile, sarebbe un fatto nuovo di una certa rilevanza. Dottor Gallo, scusi, lei voleva... Ecco, io volevo, proprio in riferimento a questa telefonata, volevo chiedere... Parli forse appena più forte, sì, per favore. Previa verifica della veridicità o meno di quanto riferito, che la registrazione venga messa agli atti dell'autorità giudiziaria, perché potrebbe inerire ad accertamenti che sono in fase istruttoria. Prima che probabilmente l'avvocato Ugolini dica qualche cosa, io vorrei ricordare a chi ci ascolta che il punto fondamentale non è tanto di questa telefonata, Piernoli, se capisco bene, non è tanto nella descrizione, forse sommaria, forse imprecisa, della possibile assassino, della possibile persona che stava lì, ma in quel riferimento che invece è preciso, sia pure a distanza di tempo, su un tipo di automobile e sul colore di quell'automobile. Io non so di che colore fosse, se c'è qualcuno che lo sa, l'automobile affittata alla Hertz di Monaco e restituita ad Amburgo. Il nostro testimone la definisce una Ford Sierra di colore grigio, per quanto grigio, tu di notte tutti i gatti sono grigi, per quanto grigio possa essere un colore di notte abbastanza indefinito. È quella Ford Sierra, perché nel contratto della Hertz di cui abbiamo parlato, di Ford Sierra si parla. Avvocato Ugolini, come commenta questa testimonianza? Non conosco gli atti di quel processo perché non sono il difensore del signor Zbigniew Droski. Lei si trincera e l'impressione da spettatore che le fa questa testimonianza, abbiamo sentito la reazione del dottor Gallo, che è una reazione professionale, ma mi è sembrata anche una reazione
Tesa, Ferraguti. Mi sembra una testimonianza un po' incredibile, perché se queste persone hanno visto la macchina in moto, curiose come sono le persone alle due di notte vedendo una macchina in moto, avrebbero guardato anche dalla loro abitazione, che risulta essere lì vicino, se la macchina partiva o meno. Questo non coincide con la morte del Mazza, che viene fatta risalire alle 6 del mattino, almeno parlava così il professor Barone. Quindi questa macchina è rimasta lì, presumibilmente 4 ore, non in moto. Ma uno si sarebbe accorto che la macchina non era più in moto ed era ferma lì, secondo il mio punto di vista. A meno che questa persona che adesso ha dato questa testimonianza non abbia dato peso alla cosa, ma mi sembra molto strano, perché alle 2 di notte uno che vede una macchina in moto, la nota il colore, nota la persona, nota come è vestito e poi non nota dalla sua abitazione se questa macchina riparte o rimane di fermo. Piernoli. Io direi che c'è un particolare importante. Noi fino adesso abbiamo ruotato intorno ad una circostanza fondamentale. L'avvocato Collini mi smentisca se sono impreciso. C'è una sentenza di assoluzione. È una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove. Se noi andiamo a leggere la motivazione di questa sentenza, i giudici si dicono convinti della colpevolezza di Witold e del marito di Caterina Witold, sì. Però con grande civiltà, direi, alla fine concludono dicendo non possiamo condannarli perché non abbiamo la prova che erano a Parma, che quantomeno l'assassino, che quantomeno Witold fosse a Parma il giorno del delitto. Nessuno lo ha visto. Io non voglio sostenere che quella persona vista da Ceccherini, vista dalla nostra testimone, sia Witold. Me ne guardo bene, non è il mio compito. Però è una testimonianza, ed è la testimonianza che quella notte, sotto casa di Mazza, una persona lo stava aspettando. Una persona la cui descrizione si attaglia perfettamente con quella che fa Ceccherini. E Ceccherini vede questa persona andare con Carlo Mazza verso la macchina, salire in macchina. Questo, secondo me, è il dato essenziale. Grazie, Piernoli. Lei voleva commentare, dottor Gallo? No, questa è una fase delicata, cioè preferisco assolutamente non aggiungere niente. In questa fase non vuole commentare. Ferraguti, lei tiene il suo punto. Tengo il mio punto di vista. Questa telefonata, questa registrazione di questa testimonianza, tuttavia, aveva un sapore di verità, come dire, aveva... Sicuramente, ma mi sembra strano questo disinteresse del, appunto, c'è la curiosità iniziale che improvvisamente... Un momento solo, per favore. Curiosità iniziale che improvvisamente viene meno, è molto strano, perché se io davanti al mio cancello di casa vedo una persona, quando salgo guardo se questa persona c'è ancora, se ho dei sospetti, se non ce li ho salgo e vado a letto. Pronto? Pronto. Buonasera. Telefono da Roma. Senta, io ho dei dubbi di quello che si sta dicendo. In quanto la persona che aspettava il Mazza sicuramente la conosceva, quindi è da vedere se il fratello della Caterina conosceva il Mazza, visto che veniva dalla Germania. Glielo chiediamo subito. Caterina, grazie. Suo fratello conosceva Mazza? Assolutamente no. No, non lo conosceva. Ecco, quindi lì è stato dimostrato che era una persona che lo conosceva, perché lo invita in macchina, vanno in macchina insieme. E poi lo strano è che restano 4 ore a chiacchierare in macchina, visto che la morte risale dalle 6 alle 7. Cioè, è una persona che sicuramente conosce, ha delle cose da dire, stanno lì a parlare, non è per una persona che viene dalla Germania per uccidere, perché chiaramente erano partiti per uccidere, con il tempo calcolato, perché in 2 giorni fanno 2500 chilometri, il tempo è brutto, quello che sia, non sta 4 ore a chiacchierare in macchina. E poi la pistola, se l'hanno trovata addosso allo jugoslavo, al greco, balistica, al greco, quando la fanno? Quanto tempo è che sono in carcere? Ora, difatti, questo è il vero punto della questione. Avvocato Collini, anche se lei non si occupa di questa fase del processo, però può rispondere a queste giuste domande del nostro... Ma io ignoro quali attività istruttorie siano state compiute fino adesso nei confronti del fratello di Caterina e del greco. Faccio però un'osservazione, concordo col giornalista Ferraguti quando dice che è incredibile questa telefonata. Anzitutto perché questa telefonata giunge adesso,
Mi meraviglio che questa persona nel corso del procedimento di primo grado, con tutto il clamore che è stato fatto a questo, intorno lo rispondo a questo processo, io subito. Vado non subito si sia fatta cosa. Viva durante il primo giudizio. Vado. Poi c'è un altro particolare importantissimo ed è questo. Questa macchina era, a sentire il testimone, in moto, il che presuppone il desiderio di ripartire quanto prima. O anche soltanto di tenere il riscaldamento acceso. Può essere. Sta di fatto che certamente Pronto? Il Mazza... Subito, finisce l'avvocato Golini e risentiamo Grazie. Lei. Certamente il Mazza, salito in auto, ha poi viaggiato. E ha viaggiato, non sappiamo fino a quando, ma probabilmente fino alla mattinata. Perché quando fu trovato cadavere aveva la patta dei pantaloni slacciata fino a metà. Cosa che faceva, per una serie di testimonianze assunte al processo di primo grado, quando doveva viaggiare. E non aveva senso che solo per parlare al freddo, senza cappotto, in macchina, con qualcuno, con una persona verosimilmente scomoda, persona che non poteva portare in casa ma che riceveva in macchina, si fosse slacciato i pantaloni. Se lo ha fatto è perché doveva viaggiare. E anche questo convalida ulteriormente lo spostamento dell'ora della morte. Su questo non posso rispondere. Il nostro ascoltatore le risponde invece sul primo appunto che lei ha fatto, cioè perché oggi. Però prima forse c'era l'ascoltatore che voleva finire? Sì, proprio questo. Volevo controbattere la telefonata di prima. Cioè, se queste persone hanno visto la macchina in moto, sicuramente quella del Mazza non c'era. E questo è da accertare se è partita o no, perché la testimonianza dell'amico del Mazza lo vede che sale in macchina, ma la macchina dove è stata ritrovata la mattina? Sotto casa. Ecco, da dove è partita? Ha ritrovato lo stesso posteggio? Anche che l'orario potrebbe essere idoneo, perché se uno sì, esce alle 2, alle 6 lo ritrova. Sì, sì, nello stesso punto, guardi. Ma comunque sia, cioè se una persona è intenzionata ad ucciderlo, visto che la macchina si muove, usciranno fuori dalla città, andranno in giro, non aspetta che lo riporta sotto casa e lo uccide lì, se è quella persona che è salita in macchina. Certo, difatti, guardi, la sua è un'ipotesi che funziona, corre lungo la logica comune. Noi sappiamo, abbiamo visto in tante cose, lo leggiamo poi sui giornali quasi tutti i giorni, che questi casi di logica comune può non esserci niente. Una volta venne qui un nostro collaboratore, uno psichiatra, che ci disse che poi le cose che sembrano inspiegabili sono sempre, forse il professor Baroni un po' confina con questo tipo di, possono poi essere spiegate benissimo alla luce di una logica aberrante, secondo quello, noi siamo qui tranquilli in uno studio televisivo e possono succedere. Volevo però rispondere forse anche a lei, sicuramente all'avvocato Ugolini, sull'altro fatto, perché questa telefonata oggi, io non la voglio assolutamente, non so che cosa fare di questa telefonata, è una cosa che il dottor Gallo ha detto prima, che dobbiamo mettere a disposizione, la mettiamo a disposizione di chi di dovere. Ma noi abbiamo avuto altri casi, non voglio ricordarli, altri casi in cui questa trasmissione, con l'evocazione di memorie, di ricostruzioni filmate, del vostro, di appassionati interventi come i vostri qui questa sera, hanno fatto scattare delle molle che per 1, 2, 5 anni erano rimaste sopite e che di proprio, del resto, programmi come questi non si fanno soltanto in Italia, se ne fanno in Germania, si fanno negli Stati Uniti, si fanno in Inghilterra e servono a questo. Perché tra i poteri esagerati e forse mostruosi di quell'affare lì che si chiama televisore c'è anche quello di far scattare. Quindi la sua obiezione, avvocato Golini, solo quella, mi permetto di scartarla. Tutto il resto vedremo che cosa sarà. Perché lei mi dice mezzo di persuasione che consente la rimozione di qualcosa ormai andata sì, nel dimenticatoio. È un mezzo di evocazione, è un mezzo, la televisione è fortemente emotivo ed è la ragione per la quale io, per esempio, personalmente la maneggio sempre con estrema cautela, perché è un mezzo poderoso, molto evocativo, molto forte, che va handled with care, va maneggiato con cura. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera. Buonasera. Senta, dottor Augia, volevo sapere una cosa, già un'altra signora prima di me ha chiamato per parlare della moglie del signor Mazza. Sì. Ecco, come mai questa pista non è mai stata seguita? Io non le so rispondere, però al lo chiedo... Voglio dire questo, che questa persona misteriosa che è salita col Mazza, che è un uomo, una donna, a parte il fatto che col freddo che c'era a Parma in quei giorni, e pantaloni pesanti, giaccone pesante, eccetera, una qualsiasi signora può essere scambiata per un uomo. E poi è stata parecchia a parlare. Ora, la motivazione ci poteva essere nel fatto
che questa signora, che aveva per tanto tempo sopportato le scappatelle del marito, visto che a un certo punto quest'uomo gli stava sfuggendo completamente, perché questa con la signora Catarina era una relazione molto più seria e più costruttiva anche nel futuro, e non avesse voluto in questa maniera punire sia il marito che l'amante per questo fatto, anche signora, tenendo conto della chiaro, cosa che è chiaro, era un'assicurazione anche per lei. È chiaro quello che lei vuol dire, Ulderico Piernoli le vuole rispondere. Ma io voglio dire questo, che noi ci siamo fossilizzati sulla pista Catarina. Ecco, vi siete fossilizzati su quella pista lì, esatto. Non avete seguito altra pista. Ecco, le altre piste ci sono e teniamo conto di una cosa, noi abbiamo fatto vedere nel corso della trasmissione tre silhouette di persone. La mattina in cui la mattina del giorno in cui Mazza fu ucciso, andò a cercarlo in un certo bar di Parma una persona. Questa persona chiese alla proprietaria del bar dove abitasse Mazza, andò a cercarlo sotto casa, tornò con lui, con Mazza, al bar, si ritirarono in una saletta, discussero a lungo e la barista dice fu una discussione concitata. C'è un altro testimone che si chiama Sabet, abbiamo visto il suo nome in sovrimpressione prima, quando abbiamo presentato le silhouette, che ricorda lo stesso identico episodio. Questa persona dov'è, chi è, che fine ha fatto? Cioè, io voglio dire questo, le piste alternative a Catarina e a Witold, secondo me ci sono. Insisto su questo, che la testimonianza che noi abbiamo sentito registrata non accusa in linea di principio Witold. Intanto questo è un processo indiziario, però indica che una persona aspettava quella notte Mazza. Scusi Piernoli, dottor Gallo, lei bisogna che si sbottona un po' di più, perché lei si è trincerato del suo abito professionale, che noi rispettiamo, ma queste piste alternative di cui ha chiesto la spettatrice e ha parlato Piernoli, voi le avete seguite o i suoi colleghi, insomma, o no? Io gliel'ho preannunciato che non ho vissuto direttamente le indagini fatte, però dall'analisi degli atti ho avuto modo di vedere che di accertamenti ne sono stati fatti tantissimi, in tutte le direzioni. Ecco, ma il fatto è questo, dottore, scusi, lei è il capo della mobile attuale, io mi sono letti tutti gli atti allegati al processo. Gli accertamenti sono stati fatti moltissimi, il fatto è che poi hanno portato a nulla. C'è un accertamento che non ho capito perché finisce nel nulla. C'è scritto in uno dei rapporti che facendo l'esame del conto corrente di Mazza c'è un uomo che ha incassato un assegno 2 giorni dopo la morte di Mazza. È un assegno, se non sbaglio, per 10 milioni. Questa persona viene indicata soltanto come un certo signor, quando però si sa che questo signore era stato precedentemente amministratore di una società con la quale era stato in affari Mazza, ed è una società sospettata di essere in combutta con Mazza per un'operazione di false fatturazioni o di sovrafatturazioni, come vogliamo chiamarle. Possibile che questo, che era un amministratore, non era possibile rintracciarlo? Rimane agli atti come un certo signor che incassa 10 milioni 2 giorni dopo Mazza. A che titolo Mazza gli ha dato questi soldi? Se li ha fatti prestare? Glieli ha restituiti? Questo vorrei capire. Questo secondo me manca sia nella inchiesta che ha imboccato, a mio avviso, rapidamente la pista della polizza d'assicurazione, che era quella che indubbiamente si prestava in quel momento, aveva la maggior ricchezza di indizi. Però non possiamo trascurare che e l'inchiesta e il processo dopo si sono dimenticati di tutta una serie di altre cose. Avvocato Golini, perché faceva di sì con la testa? Perché è perfettamente vero. Sia l'ordinanza di rinvio a giudizio che ricalca le richieste del pubblico ministero requirente, sia il procedimento, parlano di assenza di altre valide piste. E questo non è vero. Le piste c'erano, erano tante. Vi erano tante persone che avevano motivi di odio, di rancore nei confronti del Mazza,
sono state presentate al dibattimento donne che avevano avuto relazioni con lui e motivi di rancore con lui. Grazie. Gentili signori, siamo arrivati alle 11:10. Io credo che questo programma lo possiamo chiudere qui. Per noi chiudiamo questo programma sicuri non soltanto di avervi raccontato un fatto secondo la verità fino a questo momento accertata, cioè dei fatti noti, ma anche di avervi presentato alcune ragionevoli ipotesi, non ultima delle quali quella che è emersa dalle ultimi due interventi di Piernoli e dell'avvocato Ugolini, che forse non tutto quello che era possibile fare per accertare l'esistenza di possibili altri moventi è stato fatto. È dipeso questo da una fatalità, da indagini malfatte, da una serie di circostanze sapute troppo tardi? Questo, un programma televisivo, a queste domande un programma televisivo non può rispondere. Vi lasciamo però anche, se pregandovi di non sottovalutare, l'elemento possibile di novità rappresentato da quella testimonianza raccolta e mandata in onda pochi minuti fa. Più di questo un programma televisivo forse non doveva né poteva fare. Noi chiudiamo qua, rivedendoci con voi venerdì prossimo su questa rete alle 20:30. Grazie per averci seguito. Buonanotte.